Buonasera, buonasera, buonasera caro pubblico, buonasera, buonasera. Buonasera. Sono impostato, buonasera. Ho visto. Devo fare... Buonasera, buonasera. Buonasera. Devo aggiungere lì, non mi sono dimenticato, aspetta. Eh sì, infatti. È importante. Se no dobbiamo rifacciamo ieri. Beh, in realtà secondo me è tranqui. Ma infatti ho rosicato e dopo la live io ho rosicato tantissimo. Perché abbiamo durante finito. Anche. Aspetta che avvio. Grazie Yoccolit per gli 11 mesi e a Frey Shadow per i 26. Le si vuole sempre bene Gattone. Grazie da compagnia e buon divertimento anche a lei. E grazie anche al Dottor Vittoring per i 6 mesi. Lì non mi sa che non mi caga. Non so, credo abbia tolto le notifiche di Discord. Sì, perché è scemo e ogni volta è bibibi. Aspetta. Dov'è? Ah, sì, mi ricordo. Che poi stava anche chiudendo l'altro gioco. Scemo. Cosa stava giocando questo pazzo? Amsterdam. Pronto, Hamster. Ciao amici. Buonasera. Allora, quanto ci vuole qua? Cosa stavi giocando poi? Cos'è quella roba lì? Cos'è Amsterdam? Descrivimelo in 3 parole. Criceto, picchia e conigli. Bello, compro. È un gioco, ciao comunque, ciao a tutti, ciao Garimone, ciao Gatto. È un po' ripetitivo, però è caruccino, è un po' da cellulare, forse. Forse lo sto guardando lì, no, forse è un eufemismo. Però mi sono divertito, ciao Vectore, c'era una boss. Lore, siamo a 7, ciao Gattone, per quello che fai già, ci siamo, un salutone, signore Tozzi, quello famoso è quello per le recensioni, grazie mille a te. E grazie anche al fisico per i suoi 4 mesi, buonasera, sono 4 come 3 ma più 1. Bene. È un matematico, non sono un fisico, No, si è buttato. Sì, ringraziamo le persone, non volevo disturbare il vostro dialogo sui giochi per cellulare, forse. Vabbè, i vostri eufemismi. Era molto da cellulare, però ti dirò, secondo me avere un cuginetto, un bimbo un po' più bibi è caruccio. Ma che... Viene il tuo cuginetto, il tuo nipote, ci puoi giocare, cioè, il gioco con i conigli che picchiano i cani. Non ho cuginetti. Vabbè. Ce li ho, ma sono grandi. Non ho nipoti. Sono tutti 50 anni. E soprattutto non parlo con uno di loro da 20 anni, almeno. Se avessi un cuginetto di tipo 10 anni e facessi giocare a gioco cose del genere, mi sputa in faccia. Molto probabile. Ma che è sto coso? Ma perché dovrei avere un cuginetto in casa proprio? Cosa vuole da me? Non lo so, io oggi avevo un mio nipote, sai. Ah. Vedi? Sì, è piccolo. Vedi? E gli hai fatto giocare hamster? No. Coso? No. No, assolutamente. E come l'hai intrattenuto? Nessuna maniera, mi stavo facendo i fatti. E allora, scusami! Cioè, mi hai portato un esempio, dicendo, metti che viene il tuo cugino. Tu l'hai avuto in camera, lui. Tuo cugino, mica mio. Ma perché? Scusa, non li fai entrare tu e li devo fare entrare io. E vabbè, ma tu sei più espansivo. Sicuramente. Oddio, sento delle voci, qualcuno con... Chiubico, siamo a 5, come le dita di una mano di una persona prudente, grazie. Ah, hai già aperto tu. E grazie anche a Dram per gli 11 mesi. Sono pronto. Rinnovate per Live 3. Non so come ho fatto ad andare per quasi 50 minuti con quel gioco. Ma tu come hai fatto? Ma un'ora? Non lo so, ho picchiato all'infinito. Osto la partita. Mi chiamavi e giocavamo un po' prima e noi siamo stati qui a chiacchierare. No, vabbè, dovevo provare, ero curioso. Fino in fondo si va. Comunque, io sono bello carico. Mi potete spiegare qualcosa di questo gioco che devo sapere, magari che non ho capito, non so. Niente di grave, cioè seguici e fai quello che facciamo noi mentre te lo diciamo. E no, grazie, sì, perché io ho detto, non so come ti vengo dietro di voi, perfetto. No, non so come spiegartelo. Cioè. Non ti trovo, Karim, eh? Non ho ancora aperto. Ah, scusami, avevo capito fatto. Io ero già pronto, ho detto merda, bene. Arrivo. Allora, vuoi ridere, grazie all'anagramma per i 37 mesi. Di difficoltà e noi giochiamo a quello più basso che è il normale. Oh mio Dio, però, è appena passato uno spaventa passere. Ma secondo te, ti chiedo, finisce il gioco una volta che abbiamo fatto quella roba lì? Certo. Perché noi non siamo andati a sud? Non so come rispondo. Vuoi provare ad andare a sud? Non lo so, ti chiedevo per questo, perché noi non siamo andati a sud. Ciao Dennis. Cambia, oh, secondo te c'è qualcos'altro? È aperto il server comunque. Ma è 9999 di ping, carino. Sì, non è, non infatti è scatta. Bello. Posso cambiare skin? Non penso. Che paura. Gioco è? Un gioco con dei preti molto alla moda, a quanto pare. Che ululato, cioè, uno di durissimo. Merda.
Work Together, me lo vedo io. Lì non dobbiamo fare delle task, Lino, tipo Devour, sai, quei giochi lì dove... Che bello! Ma io l'avevo abbassato però l'audio. Ma guarda, è un gioco molto carino questo qua, però ci ha fatto rosicare a merda, perché dopo un'ora e mezza ci hanno shottato i nemici e devi ricominciare tutto da capo. Oh no, me lo vedo io, non ti preoccupare. Eccolo, certo. Ok, sto seguendo la storia. Abbassa l'audio, te lo dico, abbassa l'audio. Slap Train. A me ha spaccato le orecchie e poi è andato via tutto l'audio. C'è qualche problema qua. Cercando di capire la storia, ma non ho letto nemmeno mezzo sottotitolo. Non importa, ci sono le streghe nel villaggio e bom. Hanno chiamato Neil per durare 30 secondi in più e poi daranno la colpa a me, sicuro 100-100, che ancora sei morto. Che cos'è sto audio eccessivo adesso? Che poi questo uomo qua non lo vediamo mai. Oh, non è quello che muore. Il vescovo. Sono io in realtà adesso. Guarda, sei tu? No, non è vero, sei vestito di bianco. Ma che bella veste. No, ragazzi, l'audio si è rotto rispetto a ieri. Vedi, te l'ho detto. Ai. Altissimo. Ma è bellissimo. Allora, con uno, Lino, tiri fuori la croce, che ci vuole 20 minuti per tirarla fuori. Eccola qui. E puoi sparare solo quando miri un nemico. Com'è l'audio, ragazzi? Io sento bene. Sì, vabbè, tu l'avrei messo a zero conoscendoti, che neanche si sente. Unwide, grazie mille per la sub. Grazie al latte acido. Buonasera, gattone. 17 non è un numero notevolmente fortunato. Però io le chiedo comunque super benedizione per trovare la forza di licenziarmi dal posto di lavoro. In cui non ti trovi bene. Tanti auguri, licenziati. Domani. Mandami la scuola. Scusa, stavo ringraziando. Sono io il vescovo? No. Sono vestito di bianco. Sono 7-8 giorni che ti mando alla scuola. Sono di colore? No, sei vestito di nero. Ah, no, non è vero. Sono vestito di bianco. No, io ti vedo nero, Lino bianco e io sono il cardinale, quello con le fasce rosse. Ma il cardinale è gatto. Tu sei quello bianco. No, ti prego, ma veramente sì. Non è sincato i colori? Ma vaffanculo. Ma scusami. Ma ti prego. Ciao Metal, vabbè. Buonasera. Allora andiamo La squad, la squad. Che poi noi siamo andati a destra ieri, Karim. Sì, siamo andati a nord. No, non è vero. Guarda la freccia. Guarda la freccia, Karim. Mi sono pronto a tutto. Inventario. Ah, madonna. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Ah, nord e sud, ok. Dimmi quando accettato che faccio. Grazie tu, Will. Buonasera, signor Gatto. Karim e Lino, oggi si festeggiano. Siete portati. Diventerò papà. Auguri, auguri. Oh. Tu il diventa papà. Fategli gli auguri. Auguri. Accetto la squadra. Bibibi. Ok. Ecco, accettato. Piccolo claxon. Bibibibi. Bibibibi. Il claxon per la chiesa. Ecco qua, fatto, pronti, siamo pronti a qualcosa. Si va, vai. Vai. Allora, andiamo. Io dico come sei duro, cari. Tu siamo un po' tutti duri. Livello di Assassin's Creed. Io sento l'audio tutto altissimo. Lo vedi la signora che è apparsa? Niente. Adesso il vigile. Sì. Ha detto di andare a destra. Era proprio il vigile, sì. Ok. Posso prendere fuoco? Sì. Ok, non ci entro allora. Sì, ci ho provato ieri. Io vi seguo, Tra l'altro, no, forse benvenuti. Sento tutti gli audio potenziati, perché io da stamattina ho un mal di testa che mi sta facendo morire. Sif mi ha ucciso oggi. No, ti faccio un massaggio. No, allora, grazie. Qual è la cosa che dobbiamo fare per prima? Gatto, io non lo so, mi ricordo. Dobbiamo trovare la chiave del... è alla torretta. Abbiamo giocato ieri. Abbiamo giocato ieri? No, dico, ma c'è un tasto per sapere le missioni da fare oppure... Tab. No, mi si apre l'inventario con tanto. Ma non è che aspetta. Non ci dice di dove trovare la chiave. Non è che dobbiamo triggerarla. Vabbè, andiamo a vedere. No, che è qui. Anche l'altra volta non te lo diceva. L'abbiamo letto o no, il dialogo. Esatto, ce l'ha detto il dialogo. Però non so se troviamo la chiave. No, ma io spero che di sì, dai. Infatti, ragazzi, c'è. Ho preso una lanterna, però la tengo come una torcia, è normale. No, raccogliete le lanterne. Sì. Raccogliete tutte le lanterne. Sì, la tiene al posto del pollice, la stai tenendo. Se la porge. La persona andando la tiene come la torcia. Ma perché? Che dolore. Allora, però non prendere le zucche per adesso. Prendiamo solo torce. Le lanterne. Io mi fido. La puttana! Vi difendo io! Ok. Non siamo con te, Gatto. Come? Perché mai non siete con me? Sono il capo. Aia. Vabbè. Ragazzi, ho perso la lanterna. Come l'hai perso? No, è nell'inventario. Premi tab. Non ti serve tanto, vai tranquillo. No, veramente non serve, non fa neanche tutto. Cosa succede? Sto seguendo una gallina incredibile. Oh, nel nome mio. Fortuna che ti abbia detto di prendere la lanterna.
Sparo? Ma che male! Ma io non so capire se sto sparando o sto friggendo le patatine, Gustavo. Sì, sì, quando frigge stai andando bene, Lino. Ah, ok, semplicemente lo rallenta e non lo uccide, lo rallenta, okay. Quindi scappa via. E cerca il pollo. Che scatti stasera. Ok, okay, ne ho trovati, ne ho trovate tre io di lanterne. Okay. Quante ne servivano in totale? Quanto? Gatto? Un apitante, scusatemi, scusatemi. Scusatemi. Scusa. Gallina, dove devo andare? Porca puttana, vaffanculo. Scusate ragazzi, scusatemi, mi sono... come ieri sera, sì, sì, non ci ho pensato, sono entrato tutto tranquillo. Oh mio Dio! Sei qui per fare il numero, Lino. Seppia, vai via! Eccolo qua, la lanterna. Scappa via dal nero, tanto facciamo in fretta, cioè dal nero di Seppia. No. Suonava male, sì, era effettivamente. Ovvio, era ovvio, scusatemi. Allora, okay. Io ho una torcia. Apriamo il Lino portone. Un'altra e io ne ho tre. Sì, tre. Io ho anche una gallina. Dovremmo, se mi serve. Dovrebbero bastare. No, lasciala la gallina. Ma è mia amica. No, deve, ci servono dopo. No, vabbè, tienila in tasca se puoi tenertela, Vado alla miniera io. A me non la fa raccogliere la gallina, però. Perché? È limitato la pieno? Devi seguire. No, ma non me lo dice niente. Boh, vabbè. Posso entrare la salita? Ma posso entrare nelle case? Mica mi sta tirando scattoni stasera, Beh, anche ieri. Ho trovato un health drink che immagino serva per recuperare vita e nient'altro. Esatto, però servono più dopo che adesso. Ok, lo lasciamo lì. Le persone che tu trovi nelle case ti curano. Quando c'è scritto preparing supplies... No, no, basta che ci parli e poi dopo preparing supply e il cooldown. Sta curando, Mario! Oddio, aspetta, non c'è Lino. No, dove siete? Dove siete? Lino, segui la strada. Stavo seguendo una gallina. Porca puttana, aspetta. Vi ho trovato forse. Ragazzi, la gallina era troppo affascinante. Sei ancora nel villaggio? Sì, sono allora un po' più. Allora non ci hai trovato. Vieni qua, Lino, qua. Lino, dietro di te. Aspetta, aiuto. Ma scappa, non serve, scappa. Dietro di te, dietro di te. Dietro di me. Dietro di te. Dietro? Se continua ad andare avanti, non è dietro quello lì. Karim! No! Dai! È morto dall'inizio, è morto! È morto! Fatemi capire che succede! Ah no, sono vivo! No, aspetta! Porca sono vivo, puttana. Ti vedo! Karim, però i piedi duri! Aiuto! Ma come lo tiro su che non ho le cure? Devi che non pensavo cure, si potesse morire da lì! Ma non so che sta succedendo, sto friggendo le patatine qui! Grazie Dream per i 38 mesi. Amen a lei. Io sono fermo, ma io mi vedo vivo, non mi capisco. Aspetta, vieni qua, vieni dentro la casa. Guarda, non serve la cura. Arrivo. Vieni qui piano. Non piano. So se lo cura da terra, Occhio che arriva la cattiveria. Secondo me sì. Ma scusa, non la puoi friggere. Se la friggi la rallenti. Vai dentro la casa e parla col tizio. Muflone, buonasera, signor gatto. Mi saluti i suoi compagni di gioco. E posso chiedere una benedizione per la. Per la mia. Per la mia signora in attesa della settimana di poter firmare il primo contratto di lavoro. Sgozzi, tantissimi guarda. Auguri alla signora Muflone, grazie mille. E grazie anche ad Azrael per i sei mesi. Una vigna qua. Va bene, chiudiamo. Ragazzi, per vedere la live in squadra cosa basta appena che detto, rifresciate. Ho trovato una... Oddio, mi sono perso, scusami. Ha detto vigna. Una vigna? Ho trovato una vigna. Era un foglio di carta sul tavolo. Volevo dire una vignetta, capito? E non mi veniva... vignetta? Non c'era, è una vignetta! Effettivamente, se ti impegnavi lo capivi, Karimo. Se sei ignorante, non è colpa di ragione. Nessuno. Meno male che l'ho visto che stava guardando un foglio di carta, sennò... Ok, io vi seguo. Da oggi in poi non vi lascerò mai più. Però vai avanti tu, vai avanti tu, Lino, vai avanti tu. Dove sei? Io, Gian Maria! Metti la torcia, metti la torcia. Metti la torcia? Lì dove ci sono... Metti la torcia, Lino, metti la torcia. C'è il coso bianco. Metti la torcia! Vai avanti. Ci siamo. Aspetta, tiro fuori l'arma letale. Eccoci. Allora, venite con me che c'ho paura. Metti la torcia. È Gardaland, è qui. È veramente Gardaland. Ok, andiamo avanti. Skaren, buonasera da gatto. Finalmente può dire relax dopo lavoro. Grazie mille. E grazie a Sora. Auguri a noi gatto. Sembra di vedere mamma mia Tommy che sgrida il piccolo figliolino. Non è possibile. Perché ride? Io sono Trino. Grazie, grazie Deggio 35, non so cosa dire, quindi minore di 3, grazie mille. Attaccata, Aspetto ancora la proposta, Deggio. Ok, adesso dobbiamo prendere le galline e le galline ieri sera, scusami. La posso mettere? Sì, messa. Mettila, l'hai messa. Io c'ho ancora una torcia che non serviva e quindi esatto.
adesso tocco tutto. E ogni volta che fai uno step, il fumo nero diventa sempre più difficile e arrivano i licantropi che tu puoi uccidere con la croce. Queste... dai, no. Morirò sicuro, Karim. Perché... è certo che sei morto col fumo nero iniziale. Sei morto senza cioè guardandoti proprio, sei morto. Ma mi stavo informando sulla pericolosità. Lino, okay. Quello della live di Karim, come, scusami? Ma c'è, cioè, Lino è apparso molto più da gatto che da me, tra l'altro. Come... esatto. No, non sono io. È mio Lino. L'ho comprato. Quello era Mario. Sì, il manager. Però... pochissimo, l'ho pagato adesso. Una €1,50. In sconto. Troppo, ammazza. Ho aspettato gli sconti. Ok, recuperiamo le cicche. Allora. Ci servono 6 polli. Allora, per le galline me lo vedo io, sono esperto. Vai. Va bene. Mi piace sta cosa qua, sono diventato un calciatore. Perché? Perché? Gioco nel Benevento, non capisco. Perché, allora, cosa c'entra? Spiegami qualcosa. Sto facendo la chat, non... ma come cazzo parli? Hai preso la zucca? Perché hai preso la zucca? Era piccola. Era piccola. Effettivamente ha detto me lo vedo io e ha raccolto quello che non doveva raccogliere. Ha detto le galline me le vedo io, ha preso la zucca. E ma era piccolo, mi piacciono le zucche, sono simpatiche, la volevo prendere. C'ha proprio i cavi al contrario, Lino. C'ha proprio i cavi sbagliati. Come si muove? Cerchiamo i polli. Allora, ma possiamo andare da soli oppure è meglio stare insieme? Sì, no. Allora, a te conviene stare sempre con qualcuno. Io una gallina l'ho presa. Oh no, l'ho perso. Una l'ho presa anch'io. Siamo a 2, ce ne mancano 4. Una già l'ho messa, però, eh? Non erano 8. No, ce ne mancano... sì, però 2 le abbiamo già messe. Okay. Ah, 2 le abbiamo messe, ok. 2 ne abbiamo messe. Una lui e una io. Ok, ne ho prese altre 3. Ma noi stai trovando sti galline? Come siete eccessivi, effettivamente. Si sentono, fanno... sentiamo. Mi c'ho le galline così, sì, me le metto in tasca. Sento lì. Io sento solo un qualcuno che fa... come al supermercato. No, lasciatemi fare. Grazie, Kronos, per la sub. Io ne ho 3, direi che... Ne hai 3? Sì. Sono a casa di... aspetta una persona, che non riesco a prenderla. Ok, io ne ho 2, Lino ne ha una. Hai una gallina, Lino? Già l'ho messa io la gallina. No, ma ne hai presa un'altra? T'ho detto, no, se ne... non ancora. È bavangulo, vabbè, Karim la prendo io. Ce la facciamo? Prendi, okay. Abbiamo preso tutte le galline? Io ne ho tre. Tu ne hai 3? Oh, una già l'ho messa, quindi già ho fatto il mio. Intanto io e lui ne abbiamo... io ne ho raccolte 4, Karim 3 e tu una. Ma scusa, ma che è una gara di raccolta? Andiamo alle galline. Ho capito, dici noi, parla bene almeno. Certo, noi abbiamo... prima per arrivare a questo punto, gatto, ci abbiamo messo un'ora. Sì, ma più che altro dovevamo capire che cazzo dovevamo fare. È vero. Vieni, Lino. Per fortuna che già lo so, Però hai messo la gallina, ci siamo fatti avanti. Effettivamente mi sa che ieri sera, se ci riprovavamo in mezz'ora, forse ce l'avremmo fatta. Sì. Ma il problema non è stato capire tanto, è che i nemici alla fine ci hanno shottato. Quello è stato il cazzo che mi ha dato. Mi sta scattando paura e panico stasera. Funziona. Alex, sono 3, come li dite? Vabbè, io guardo, metto le galline. Bastano 3 galline, ok. Ok, sto arrivando. Ma sì, aspettiamo. Apro i fogli. Vai. Dove sta? Dai! Un attimo! Mi metto lontano! No, l'audio è proprio disintegrato, santo cielo. È importante l'audio. Buono. Calcassi, grazie per i 39 mesi. Abbracciata, È il crocifisso elettrico per folgorare le mosche, confermo. Sì, è la racchetta. Io prendo la cura. Ok, adesso dobbiamo trovare... come trovare i polli da sacrificare? No. Altri polli. No, effettivamente ce lo ridice. Sì, dobbiamo trovare altri polli. No, credo di... forse se... No. Anche perché è partita la cutscene. È vero. Magari secondo me si è buggato il l'obiettivo. Il trigger delle quest. Esatto, perché noi prima dovevamo parlare con qualcuno che ci diceva dove trovare la chiave. E invece noi siamo partiti dalla chiave. E quindi è uno step indietro, no? Oh, madonna mia, che paura! Che paura! Ho ucciso una bestia, mi ha dato l'achievement. Grande, ho salvato la vita. Grande, oh, mamma! Grazie, Jules. Sì, però non è possibile.
Sono easy da uccidere lì, non sono Ho capito, sono easy da uccidere, però pure loro mi uccidono facilmente. Mi sono veramente cacato duro. Adesso l'obiettivo qual era dopo i polli? Dobbiamo carvare adesso e andare... Si è aperta il mulino, ok. Adesso allora, raccogli le zucche. Vai, raccogli le zucche e poi quando hai l'inventario pieno... Ne riparliamo. Ne riparliamo dopo. Prendine 4. Figlio della merda. Oh mamma mia. Zork. E dammi il pippone. Perché non me lo dà? La croce? Dove avevi trovato la chiave del del cazzo? Lasciamo sta. Non ancora, perché è dentro il mulino. Ah, è dentro il mulino, ok. Sì. Ma mi dice che ho bisogno del Gardener's Nails. Sì, in alcune sì. Lo recuperiamo dopo. Tu prendi altre zucche. No, giusto per capire che cos'è. Perché non sono le. Come si chiama? Cesoie, esatto. Ah, ok. Qua in realtà in game è un forbicione. Non sono mai delle cesoie. Ragazzi, non ci dividiamo troppo. Che se uno muore, poi. Io lì ho già finito il gioco. Sto giocando DLC. Non mi sta piacendo granché. Ah, vabbè, no, invece me lo godo un po' il gioco. Eh beh sì, perché Manuel, se alla fine il gioco è quello, capire cosa devi fare. E poi rifarlo nei campi. Immagino nei campi siano le zucche. Occhio che adesso c'è la quanto parla. Quanto parla. E allora parla. Oh mio Dio, ma parla! Karim, c'è la morte, vieni ad aiutarmi. O qualcuno. Sto uccidendo i licantropi. Kaiser Claude, la sera prima del mio primo esame universitario. Ho fatto la mia prima sub in assoluto a Twitch al suo canale. Stasera, se sta zitta, sta stronza. Eh no, c'è un NPC, no? Prima il mio ultimo esame magistrale. Sono stato in costante con le sub, ma lì era sempre. Allora, le zucche. Tantissimi auguri per il suo ultimo giro. Grazie, Kaiser. Oh, mamma mia! Ah, ecco chi è che parlava. Cosa faccio, gatto? La voce che legge le donazioni. Io sto facendo uno e uno. Ok. Così ognuno si fa una casa. Come io adesso vado... Il cazzo! Io non trovo più zucche, se proprio dovete sapere. Si hanno fottuto tutte le zucche. Fanne sempre una e una, Garim. Te ne metto una quarta. Ne avevo tre, volevo lasciarle per terra. Non posso mettere una quarta. Ma poi le zucche che trovo le metto sulle case dove c'è il simbolo? Perché ce l'ho in mano. Devi andare al mulino. Al mulino. E parlare con la signorina per farle o diventare una candela o una zucca carvata. Non ho capito. Io nel frattempo sto andando. Devi andare al mulino. Vai al mulino. E dove si trova questo mulino? Lo vedi, perché lo vedi, è bello grande, sì. Quello è un mulino? Non lo so, è un mulino. È enorme un po' nella nebbia, lo vedi? Allora, magari non lo vedi subito, però è un mulino. Cioè, quando lo vedi, è un mulino. Ciao, Elestar, buonasera. Lino. È un mulino. Cercalo un attimo. Hanno perso il mulino. No, quello... La loro mamma è una maleducata! Ma ci sono anche le pecore! Quanti sono? Oh mio Dio! Che palle, non c'è nessuno qua dentro? No, ragazzi, però così all'intrasatta che te viene questa e ti fa mettere paura, non si può fare, eh? Bastardo, che male mi ha fatto sto pezzo di merda. No, anche a me ha fatto malissimo. Allora, devo, io ho raccolto delle cesoie. Hai preso la chiave, ok. Viene morto, sì, assolutamente sì. Quante pare... Ah, no, la morte era qui! Quanti... lei! Ah, ma sono io che parlo, non la morte. In the name of the Lord, sì, sei tu. Che okay. Paura! Ma sei allora, cari, mi c'è una zucca! Dove me l'hai infilato? Ci sono un paio di forbici. Devi andare al mulino! Portami, non lo so dove è. Ma lo vedi, è gigante! Ma lo vedi, esci da questa porta. Esci da questa porta. Visto, non ho spazio. Era enorme. Perché come non ho spazio? Ce l'ho lo spazio, che dice? Boh. Porca puttana, no, dai! No, sto per morire! Ma bastardo! Che devo parlare, signora, con mi curi. Si devi parlare con la tizia e col tavolo. Dai. Sposti la devi zucca. Cliccare sul tavolo, bene. Sposta la zucca su uno degli slot, poi premi craft e selezioni se vuoi farla diventare una zucca gecolante o una candela. E io scelgo quello che vuoi. Sì, quante ne hai, Lino? Una. Ok. E allora fai quello che non aspetta. Non lo so. Ah, ok. Vabbè, faccio la Jack Lantern, dai. Fai la Jack Lantern. Non ho abbastanza item. Com'è possibile? L'hai messa nel suo item?
Ah, ok, ok, ho capito. Ma quando parlo, sta signor? Parla abbastanza, effettivamente. Allora, io ho una zucca e una candela. Bastardo, mi segue! Tra due secondi bastardo è pronta. Bastardo di merda, guarda. No? Ah, no, me l'ha data. E poi fai items e okay. lo riacchiappi, quello che ti ha carvato. O la candela, in base a quello che hai fatto. No, stavo tutto... Ah, no, ok. Ok, l'ho preso. Ok, e poi okay. con questo? E la vai a mettere... Cos'hai preso? La zucca. Ho preso la zucca, quella lì che si costruisce. Poi dove, me la, in, dove, sì. dove la porto? In una delle porte con... Scusami, erano quattro gli oggetti. Come... Boh. Ok. Muore? Ok, una qualunque. Basta che la metto da qualche parte, ok. Ho capito. Sì, all'ingresso delle case di solito c'hanno sì, bisogno del... Sì, il logo Roy, ma veramente... Oddio, c'è questa morte che ci perseguita che mi fa veramente una paura. Sì, occhio che quello lì ti acchiappa e ti fa malissimo, eh. Hai aperto... Aspetta, space, prendo le cesoie, così... Ma perché mi continui a dire no space? Io ce l'ho uno solo te ciao, libero. Senza. Per prendere cosa? Per la zucca. Mi fa paura, Mizi. Sai che... Sono dei mostri. Qua non si apre. Va via del mostro brutto. Oh no! Non lo so. Ho preso altre due. Ok, lo metto qua. Ovviamente mi mancavano queste qui. Ok, questa cosa che stiamo facendo. Devo sì. prendere la croce. Oh mamma mia! Sì, mi devi prendere la croce, sì. Ok. Quella appesa alla no, porta. Quella che effettivamente... in mano non ha uno slot. Cazzo, non l'ho. Non l'hai presa la croce, eh? No, scemo. Perché... no, perché non ho mai lo slot. Ho le zucche o la croce. Non posso. Sono invaso da questi lupi. E stai nella che casa. Fa? Cos'è sto fumo? Aia. Che mi okay. cagano in testa? Mi fate prendere la croce. Ok. Grazie Federico per i 36 mesi. Non me lo fa mesi. Prendere la croce, sapete? Se hai depositato sia la zucca che la candela, sì. Però tu mi sa che hai messo solo la zucca. Ok, ecco, ho capito. Là. Sì, perfetto, perfetto. Perfetto, se sì, lo dici tu, anche la mi fido, eh. Se okay. se ne va questo signore. Signore? Cosa serve? Una candela o una gecolante? Io ho fatto una candela e poi cosa faccio? Un'altra candela? Non lo so, io sto facendo sempre il doppio. Qui manca allora una candela faccio... in caso se... E allora faccio una candela. Grazie Castoro per i 4 mesi. E sono circondato dai Giacomi. Sparagli. Sì, sì. Buonasera. Kerim, lo stiamo finendo in 20 minuti, io te lo dico. Lo so. Lo so. Il problema è dopo, non adesso, tra l'altro. Lascione. Anche perché okay. adesso, sapendo che possiamo nasconderci dentro... Chi è morto? Io, è entrato in casa. Se parla sei con nella qualcuno. Casa, parla con la persona, così ti cura. Ok. Ma tra l'altro, ma che paura, scusami. Sono circondato, io non posso uscire. Non uscire. Allontanati dall'ingresso così va via se c'è la morte, se no... Beh, un backup nel caso, non lo so. Mi metto qui, aspettiamo un secondo. Ok. Niente, mi fa male anche da dentro la casa, vabbè. Ok, ho preso una croce. Una croce manca alla mia casa. Dai, ricurami. Prepara in sé. Ok. Fatto. Ciao, Nitro. Niente, non posso uscire. Allora. Vai via. Ma Kerim, adesso sei il cardinale, sei. Sei vestito di... Allora. Sei salito di livello? Sono sempre stato il cardinale. Siete voi che mi vedevate sbagliato. Qui c'è la croce da prendere, Kerim. Persone. Dove sei? Sono in una casa dritta proprio. Come te lo spiego? Sono in una casa, ma sono circondato. Dov'era okay. la casa di ieri? Se ne sono andati. A cosa Savarò? Manca, gatto? Perché io ho una zucca, ma solo zucca. Non lo so. Qua ci sono, mancano entrambi e ce li metto io. Chi è? Come hai fatto a prendere la cesoia? Mi sono avvicinato e l'ho raccolta. Non ce ne sono più. Intanto abbiamo quasi finito questa parte. Ok, allora in una casa manca una candela. E quella. Devi ricordarti dove perché... Sì, vieni dove sei. Aspetta, devo andare a fare la candela. Ci vediamo là così ti ci porto. Ok. Ok. Che mentre c'ho pure i cosi. Io faccio l'esca. Ma erano milioni, veramente. Ma com'è possibile? Tutti quanti là. Let's Ale. Go. Stiamo andando veramente spediti. Ma super campioni. Spediti. Cioè, quanto ci abbiamo messo? 20 minuti? Abbiamo rotto il gioco. Ok. Chi è? No. C'è un lupo. Questo 20 minuti con Lino, tra l'altro. No space, niente. Carin cardinale fino dalla prima ora con Fels. Sì, sì, sì. No, io non io l'ho sempre visto ora. Bianco come noi. Adesso c'ho il pantalone nero io.
Io non lo so chi sono. Non... Ma sta cagando questo lupo? Speedrunner. Sei morto. Esci e accompagnami alla casa che sono incastrato. Sei tu? Okay. Sì. Ah, ma no. Poi questo si è aggiornato. Ma stai disalzato, no. Eh? Eh sì. Vieni, 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 carino. Seguimi, so, seguimi. Pippi, 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 pippi. Mancano quattro chiavi, signori. Io ne ho una. Tu quante ne hai, Lino? Nessuna. Ma non hai detto che l'hai presa? No, perché mi serve la candela. Una, così, una l'ho trovata abbandonata lì. Aspetta, cari, mi sono scordato dove la casa. Perché l'hai lasciata lì, no? Sì, no, è probabile. No, no, l'ho raccolta io una. Mancano tre chiavi. Oddio, la morte! Qui manca una candela. Karims! No, aspetta, Karims! Era più sopra! Non ti credo più! Sparagli, no, sono lisciotti! Che? Ma ha fatto danno? Sono un 150! Si è consumata la chiesa. Grazie Pissio. Ostia, tre anni. Okay, faccio bisboccia grande stasera. Grazie mille. Non ricordo. No, porca. Forse era questa. No, non era questa. Da me, da me, da me. Ma perché entri? La candela è fuori. Cosa entri? Da me. Lo vedi il demonio? Io sono vicino al demonio. Arrivo il demonio. No, no. Serve la candela. Vai, arrivo. Dov'è? Ce l'ho, ce l'ho. Caputtana, che male! Sì, era, occhio, tutto nudo, ha tirato la palla di fuoco. Ma impallinato, vieni con me, Karim, sì, seguimi. Devo curare. Esatto, è quello, è quello. Fammi entrare, Karim! Fammi parlare, a posto. La palla di fuoco! Dammi la più luce divina. È qui che manca la candela, eh. L'ho messa, sì, sì, l'ho messa. E digli buonasera. Dove è la croce? È qua. Ah. Ciao, okay. Salu, buonasera. Quante ne mancano? Secondo, sto parlando con Gianfranco. Io ne ho due. Nei due, allora ne manca una sola. Ciao, dietro! Mettiamole tutte! Metti. Allora. Non lo so, dire, non so come sto seguendo. Ne manca una. Inconsciamente. Grazie, oh no, minchia, ma dove la troviamo? E io non ho più zucche. Eccoci qua. Mi sa che l'ultima era quella che ci mancava giusto anche ieri sera. No, questa era. Porca puttana! Vediamo se troviamo una zucca. Io sono sì, assolutamente. Sto facendo un cammino spirituale da solo ormai. Ma perché dopo un po' il canto più si alzano in piedi? Ragazzi, qui lento. C'è una zucca se volete, però serve raccoglila, il pistolino. Raccoglila. Non posso. No, faccio, ne raccolgo una io per sicurezza di zucca, però vediamo un attimo. E ci serve. Allora, una l'ho se raccolta volete, anch'io. Posso raccogliere zucca? Una pecora. No, guardate se non ci sono le croci alle case, Lino, quello serve. Bon. Perché manca l'ho una. L'ho presa, Bibi. Hai preso la croce? No, no, la zucca. Ma no, ma serve la croce da vedere le croci sulle case, Lino. Ismaili! Che no, c'è la zucca, non mi dite che ma non serve più la zucca. Non serve la zucca, dobbiamo trovare dove mettere. Bastava starci attenti, Lino. Mezz'ora che parliamo. Adesso mangio la zucca. Scemo. Infilatela nel culo, infilatela. No, è troppo. Ecco, ho trovato dove va messo, ho trovato. Cosa manca? Entrambi. Bestia, come entrambi? Allora serve una zucca, Lino! Ma mi fate in culo! No! Arrivo io! No, arrivo io! Mario! Karim, girati! Non mi girerò mai, Lino, vado! Arrivo, metto la zucca dentro il forno. Sì, adesso non fate entrambe le cose, per favore. Io faccio una zucca. No, tu... io faccio la candela. No, certo, ok. Certo. No, per sicurezza, io vi dico, poi fate voi. C'ha un bel risotto di fior di zucca, non so, come si chiama. Alla candela, sì. Alla candela, quel retrogusto di cera. Eccoci qua, l'ho fatto. Che paura tutta sta gente qua dentro. Allora, questo metto giù, questo me lo piglio su. Oh, dammi. Ci siete? Ci siete? Accompagnami alla casa, vai. Andiamo. Vai, gatto. Trenino. L'hai notato? Occhio a Satana! No, guardare negli occhi! Ma che non funziona mica così! Diventa miope, non lo guardare! Caputenes! Di qua. Questa era di qua? Pura mista qua. Pareva fosse di qua. Sono in ansia, sono veramente in ansia. E vedrai dopo che siamo quando siamo morti. No, poi dobbiamo rifare tutto la capra. Lo facciamo proprio speedrun. No, dov'era? Io conosco tutti i segreti. Ma questo è super speedrun. Eccolo qua, dove siete? Ok, in filo! Oh, bastardo! Lino, prendi la chiave! Prendi la, scusa, la... No, ho la bronchite, non prendo io la croce, ho preso la croce! Aia, che male! No, falla aprire a Lino, ti prego, che esplode tutto! Ma vieni con noi, cioè, tanto è qui, allora, con noi, okay, vieni, Lino! Appiccicati al cancello così ti faccio fare un jumpscare!
Ma quale cancello? Ma perché glielo dici? Quello delle perché mi fa ridere di glielo prima? Vi devo seguire o mi sono perso? No, sì, vieni, che vuol dire vi devo seguire o mi sono perso? Cosa vuol dire quella frase lì? Che cazzo vuol dire? Non riesco a pensare, un lupo mi sta molestando. Non è dire. Beh, è successo esattamente quello. Apri il cancello, apri il cancello. Apri, come si apre? Vado. Ragazzi, c'ho un po' di bronchite asmatica. Qualcuno chi mi è? Ha dato lo spruzzino. Chi è? C'ho il mal di gola. Vai. Entro. Ti prego. Era ancora più obiettivi aggiornati. Sì, confermo. Cioè. Oddio, allora, prendiamo le due croci. Ti è? Croce enorme. Che allora, zitti tutti. Zitti prendi tutti. Il fuoco. Allora, Lino, prendi sì. Le torce. Ce l'hai le torce? Aspetta, okay. Vedete se funziona. Qua, il qua, qua. No, non ce l'hai, Lino. Non dire di sì. Sono qua. No, no, so dove sono, però. Allora, prendile. Ieri, Lino, oh, dopo. Prendi le altre due. Ah, tutte. E tengo tu una allora, mano. Ok. Zitti. Ieri, siamo morti qui. Dopo un'ora e mezza. Praticamente, dobbiamo andare. Lino, guarda me. Sì. Ci sono tre case con il fumo nero che esce dalla porta, da un cancello dalla porta. Tre case, ok. Hai capito? Sì. Ok. Tu noi dobbiamo metterci la croce e tu gli devi dare fuoco, va bene? Ma lo vedo io. No, ripeti. Ripeti. Allora, c'è un fumo. Da dove? Dalle porte, nelle case. Sì. Quindi e noi cosa facciamo? Quante case? Tre. Bravissimo. Poi... Ciao, Leo. E noi cosa dobbiamo fare? Croce, io do fuoco a tutto perché era vabbè, massimo. Hai capito, ho capito. Ci siamo, vai. Ok, e poi chiamiamo solo che siamo lenti. No, sì, ma mi sta facendo lenti. Sesso nelle orecchie qualcuno qua, che cos'è? Scusami, gatto. Ah, sei sempre tu. Ok, io vado, Ragazzi, sì. Piove, ho le spalle fredde. La pioggia. Oh, attenzione! A posto, siamo. Ma è pieno, 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 pieno. L'ho visto, l'ho visto. Ma posso dar fuoco ai lupi? Lupo Lucio, vai via! Ok. Il problema è occhio a Satana! Sappiamo... Eccolo! No, ragazzi, perché quel ragno santanico? Mi ha quasi shottato, ve lo dico. Karim, andiamo qui, facciamo il checkpoint qui dentro. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Arrivo. Non parlate con la signorina, non parlate con la signorina. Parlaci tu. Parlaci tu, allora. Maleducato, okay. Parlaci tu. Vuole sempre cuccare, lui. Allora. Bon. Mamma mia. Ma no, non chiede, no, non gonfiare. Grazie all'ombra, per 16 mesi. Lucio. Senti, chiudiamo la porta. Ah, fa un culo. Ma perché? Chiudi la pronti? Porta, il vento. No, dove devo andare? Vabbè, vi seguo. Seguitemi. Non so, sto andando a cazzo, però seguitemi. Ma se premi shift non corri, immagino, vai, ragazzo. Sì, qua, guarda, vai, brucia. Non funziona il fuoco fatuo. Sì, la paglia, devi colpire la paglia. Lo so che devo colpire la paglia, ma non Karim! Il fuoco nel culo. Sta prendendo fuoco, ma che figo, fuoco. Guarda la casa che va a fuoco. Bella chiave, andiamo. Capito, non ti va bene niente però, Non è mica un tripla A, sai. Un po' una merda effettivamente. Allora, aspetta. Un altro profumato. Aspetta che mi devo. Vedo io, do fuoco. Devo lavarmi i denti io prima. E dove la metto? Aspetta, dalla porta, la porta. Vabbè, io tanto ci vuole 6-8 mesi per far prendere un fuoco alla paglia. Lino, 3 2 1, vai. Prendi forno. Arriva alla porta. Sei sicuro sia quella la cosa da fuocare? Ha preso. Ok. Appicciato? Apritemi i portoni. Io sto impazzendo. Siete pronti? Poi un'altra croce. Okay. Sì, ce l'ho io. No, quanti no, sono no, lento. No, questo no. Ragazzi, non so dove devo andare. Ci siamo, non lo so neanche io. Aspetta, con calma. Ah. Oh mio Dio, la morte. E qui, okay, qui vedo del fumo? O è la casa di prima? L'abbiamo già fatta, la casa di prima. Entriamo in una casa, prendiamoci un bronchetto. Sono lento. Sono lento. Sì, sei. Sono lento. Adesso. Aia! Bastardo, che male mi ha fatto. Curati, Lino. Al prossimo pippone mi curo. Qua, aspetta, mi devo curare anch'io. Vado dentro e domando. Vieni qua, Lino. Entriamo qua. Dentro. Aspettiamo un attimo. Salve, grazie. Prendiamo un attimo dentro. Chiudiamo il portone. Salutami il presbite. Madonna, io c'ho il sudore. Sì, anch'io. Nelle unghie proprio sto sudando. Cosa? E ti prego, non preparare. Dammi la brita. Ciao, scusa. Un po' di vita qua non c'è un cazzo. Non c'è movida sabato sera. Dammi lo spruzzino per l'asma, ti prego. Il problema adesso è trovare l'ultima. Porca puttana. E con me che sono lento. Qua forse. Aspetta.
Aspetta, questa aspetta. Qua? Ragazzi, mettono questa in qui. Casa. Mamma mia! No, ma non mi stavo curando, dove siete? Gira, esci e gira a destra! Esci e gira okay, a destra! Ok, mi muovo, mi muovo veloce! Ok, sì, adesso sì. Mi ho trovato! Okay, vai da gatto, io mi curo dalla signora. Dov'è? Dove sei, Lino? Dove sei? Sono piccolo, c'ho l'asma! Vieni qui! Gatto, dammi una colpa! Piccia! A piccia! Non salta, ecco. Vai, ho pizzato. Io vi odio. No, non ci posso giocare. Il problema è che adesso noi non abbiamo più l'obiettivo giusto. Quindi non sappiamo qual è il prossimo tasto. Entriamo in casa, pensiamo. Dobbiamo obbligare. Non è che adesso ci dice trova la chiave della caverna. No, okay, entriamo in casa che tengo un po' d'ansia. Per l'amore di Dio. Anch'io, aspetta. E mo? Apparecchiamo anche adesso, gatto, non lo so, sai. Perché non abbiamo l'obiettivo. Abbiamo l'obiettivo, trova la chiave del cancello. Aspetta, forse io sono. Trova la chiave del cancello. Eh no, è sbagliato. Porca troia, proprio oggi. Andiamo su un gatto, magari. No, io tornerei in chiesa. Ci possiamo prendere un secondo? Ah, torniamo caffè? In chiesa, bravo. Secondo sì. me tornerei in chiesa la mossa. Dove sono? No, amici, la chiesa dov'è? Amici. La chiesa è alla destra del mulino. Oh mio Dio, ma ha cagato proprio il suo lupo. No, amici, ho bisogno di aiuto perché io non ho la chiesa nel cuore. Non lo so, aiuto. Ok, sono in chiesa. Lino, aspetta. Ti vedo, eccoci. Che urla così? Vado via. Ok. No, e adesso? No. Adesso no. Premi F. La Santa Croce placcata d'oro ti proteggerà dal male. Ma già fatto. L'argento può essere utilizzato per creare una reazione dannosa nei confronti delle bestie del diavolo. La Holy Fire Torch possono eliminare qualsiasi presenza malvagia persistente riducendola in cenere. Dacci una torcia, Lino. La Sacra Bibbia può essere usata come strumento per apprendere i metodi tradizionali per combattere gli spiriti maligni. Quale Bibbia? Devo andarla a comprare? C'è formato Kindle? C'è un ebook? Ma veramente, Dallo, mi perdo sempre. Dov'è la mia torcia, però? Ah, la vuoi pure tu? Tieni. Scusa, scusami. Non è che magari dobbiamo bruciarlo? No, ma poverino. Il prete? No, figa, il demonio, ma è il prete. E no, ma tu hai detto, dobbiamo bruciarlo e hai attaccato lui. Non lo so, a me hanno detto di prenderle tutte e me le sono prese tutte. Io faccio quello che mi dicono, non sto capendo nemmeno che sto facendo. No, ma... Perché pensavamo. Eccolo! Aspetta, sta andando avanti. Alla scia rossa sotto. Stanno andando avanti gli obiettivi. Mette le croci pesanti per le case. Quindi aspettiamo tra una mezz'oretta. Ci dice un altro però obiettivo. Però il demonio c'ha la luce rossa sotto adesso, vedi? Ma prova ad andare in avanti scoperta. Vai. No, lascia andare lui. Lascia andare lì il gatto. Io ti vedo da qui sì, sopra. Sì. State lì. Ciao, Dudu. Vieni qui, creatura di Satana. L'ho preso? L'ho preso? Muore? No, muore? No, non si capisce. No, mi sa di no, ragazzi. Aia! Vieni via. Chiudi i portoni, lasciamolo fuori. No, come? Ci sente. Ciao, hai letto quel tamarro. C'è la Bibbia audiobook? Audiolibro? Non lo so, cercalo su Amazon. Ciao, Francesco, buonasera. Step quiet. Ma chi è? Thank you for coming, ha detto una voce femminile che non c'è. Ah, allora. Io sono pronto a quello che mi direte. Perché, oh no. Ma perché ti nascondi là dietro? Oh no, gatto. Sei veramente un birulino, ti prego, dimmi che non è vero. No. Gatto. Guarda per salta, ti do la carica. No, perché, gatto? Perché? Ma adesso lo facciamo io. Ma porca puttana. Infatti adesso lasciamo lui a marcire qua dentro, no. Sì. Meno male. Oh, sono essenziale, Meno male che c'è lo stream squad, guarda. C'ho un'idea. Guarda, gatto. Porca puttana, gatto. Più vicino a te. Guarda qua. Cucciati. Salta. No, non mi aiuta quello. Era più vicina che me la devi droppare. No, mettiti tu vicino a cucciati, magari ti cucciati, salta cucciati sopra. Cucciati qui. Più vicino. Guarda, se mi incastro pure io me lascio. No, ma non puoi incastrarti. Come hai fatto? Dai! Ci sei! Dai! Non salto! È incastrato per sempre adesso. Adesso è in Copperfield. Aspetta, dai, si può fare. Bunny hop! Aspetta. Credi nel cuore di Counter-Strike e salta. 1, 2, 3. Gatto, vai! E zomba! Aspetta, faccio pure questo trick, guarda.
Vai, salta qui sopra. Ma perché? Io mi chiedo perché. Ho sbagliato, ho sbagliato. La cuccia di cammino. Ci ho già provato, vedi. Porca di una puttana. Non c'è Ace allora, che magari un... No, risalta. Salza. Prova a saltargli sopra. Prova a saltargli sopra. Sempre su di me, non ti preoccupare. Fai un 360. Aspetta che magari la torcia ha l'animazione. E poi non sappiamo neanche cosa dobbiamo fare adesso, porca puttana. Ciao Link. Link risolvio. Push. Gatto, no, Ceri! Come push? Potevi fare push? Su cosa? Ma chi? Hai detto tu push? No, ho detto busha. Stavo dicendo la chat. Vai, salta. È un, due, tre, gatto, salta. Pippiripi. Dai, mi metto un po' più. Porca puttana. Aspetta, guardo per terra, guarda. Vai, salta. Kerin, prova anche tu a metterti sopra Lino. Karim? Non riesco mica, È diventato in tifoso. Vai, oh no, mi spinge via fortissimo. Dai. Aspetta. Dai, no. C'ero quasi. Aspetta proprio così. Stai facendo una live intera tentando di montarvi a vicenda. Ho fatto così? La linata. Così ci riusciamo? Cosa sta facendo? Non so niente. Giusto così. Aiuto. Ma che stai con me? Non sto cercando di fare scaletta. Stiamo facendo il circo. Visto che non sappiamo che fa, siamo passati al circo. Ma poi sento uno che rigurgita qui in fianco. È la chat che la mette ogni tanto. Cazzo, sei diventato male. Salta su di me. Salta, non salta più, sul non salta più. Sul pianoforte, gatto, sul pianoforte. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Campioni del mondo. Sta finito. Abbiamo vinto il gioco. Oh, non serve più andare avanti, vero? Abbiamo vinto il gioco. A posto. Ok. Bravi. A posto. Ma come cazzo cammini, Karim, con le braccia? Apro la... Apro sì. Che faccio? Ti prego. Allora, cammina guardandomi e guardami là. Dopo la guardo, aspetta che... Ti prego. Non so cosa devo fare adesso. Ti prego di farlo, ti scongiuro. Ma come faccio? Cammina... Da me Karim sei stato crocifisso, per più di qualche momento. Ah sì, se per favore ti sposti, Lino, Angelo dice, se tutto. Si fosse mi fa malissimo Lino, la mano, è stata una delle robe più difficili stato. Che abbia mai fatto. Ma mai nella vita, andiamo. È il primo ending che abbiamo sarei fatto. Sei stato crocifisso se fosse cambiato la mia. Sicuro, Lino, madonna, ti uccidavamo. Allora, okay. Ma, sì, ma la differenza fare? Tra me e te è che a me succede una volta ogni tanto, a te sempre. Nel ma momento sbagliato. Ehi, che andiamo a sud, okay. Karim. Andiamo a nord, sud, scusami. Sì, a nord. Dude, come devi... Non so dov'è, però. Aspetta, metti di qua, una di qua. Croce. Oh, no. Stategli lontano. No. Io salto, sono bravo. In my name of... Ciao, capo. Sto facendo il... Aspettate un attimo, qua la torcia me la... mi segna. Non è che dobbiamo dare fuoco a tutte le cose? Non c'è scritto, gatto. Arriva, dammi la arriva, no, aspetta che arriva il demonio. E lascialo stare, lasciami fare il demonio. Io ho dato fuoco anche a questa casa qui, bravo, bravo. Ma non c'è scritto l'obiettivo. No, ragazzi, sto deprendo in una maniera. Però non è che magari curati. Dobbiamo? Non lo so. Ma sta venendo una bronchite nel cervello, vi giuro. Forse dobbiamo dare fuoco a tutte le robe che possono infuocarsi, sai? Ma era quella lì sempre col fumo nero però che hai dato fuoco. Magari è solo si dici. Mi sono andato ad impelagare in una situazione del merda. Che male. Sì, ma tranquilli, c'ho la cura in tasca in teoria. Oddio, mi è uscita una croce gigante. È il gatto che è caduto. Tranquillo. Gatto, ma si diventa... Non arriva il mio... Via, il cosplay di un animale di insieme. Via, sono anziano, non ho paura. Reutilizzi, troppo questa. Io resto qui e raccolgo sto questa. Bello, tranquillo per sempre. Grazie Gandalf per i 9 mesi. Il peggio bug che poteva capitare è questo, porca puttana. Subito dopo quello del pianoforte. Effettivamente è possibile che per ogni casa bisogna dare fuoco a tutte le paglie. Cioè, l'unico però ci me l'ha fatto fare, Non ci credo, veramente. Perché a me l'ha fatto fare. E allora se facciamolo. Ci sono, diamo il fuoco, insomma. Cioè, se non è un problema.
che succede? Ma ha tirato un pacco, è incredibile, l'ho sentito nella vita vera. Non me lo fa fa. Ah no! No, ma ragazzi, bruciando, no, lo schiaffo di questo Filippo qua non sta bruciando. Sono morto. Porca no, puttana. Hai una cura? No, va, mi trascino verso una casa. Però a me non non mi faceva dar fuoco. A me sì, oh, sì, a me lo sta facendo fare a tutti. Vabbè, dai fuoco a tutto, cazzo. Io nel mentre mi preparo il problema qua. Ah, questa casa adesso va tutto a fuoco. Però va a fuoco poco. Vuol dire qualcosa? Non lo so, infatti prima non so se l'abbiamo fatto giusto o no. Dobbiamo fare, secondo voi? Bisogna colpire un po' di più, magari. Ah no, guarda, anche qua c'è. Vai, Karim, credo in te. Arrivo. Non morite, che se no dovrei fare... Sono dietro di te, ciasi per bo. Vai, spingimi. Vai. Ti spingo, sei davvero duro. Karim, muoviti, ti scoppio. Io ho dato fuoco. Che... Ah no, si può dare ancora più fuoco. Cioè, c'è proprio una serie di... Ah... Bisogna colpire finché non è più. Non ha più l'outline rosso. Sei sicuro? Non è che sì, se ci torni poi ce l'ha? Sì. Vi state no, curando? Ah! No, sto andando. Santana! Sì, coprimi! Sì, ti copri, metto la copertina addosso. Vai, entra, ti scongiuro, non morire mai più. Lino, tu stai bene? Sto terribile tu. No, guarda. Aia, mi ha preso fuoco. Bene, no, però sto bene. Proviamo a bruciare la casa, Lino, vai. Questa qua, questa qui. Aspetta, la volto. Ehi, che cazzo sto stronzo. Vai, da fuoco a tutto. Però mi sta camperando sto maleducato. Ma chi oh è? Oh my god, chi è? Adesso okay, ha preso vai fuoco, sì, adesso sì. Deve smettere di essere rosso, sì, l'out. Sì, sì, sì. Ma Karim, perché è un mago? Ma sì, un mago Copperfield che scompare ogni secondo. Com'è possibile? Ma sei tu che ti muovi in slow motion, non entro io, Copperfield. Ciao, matto. Che paura, che paura che mi ha fatto, vaffanculo. Adesso sento sfrigolare effettivamente. Che cos'è questa musica di tensione? Sento sparare in modo strano. Entriamo in casa, cosa sento? Ma che succede? Che cos'è? Aiuto! Chiudi! Sta arrivando Santana! Dentro. Cura me. Ma siamo adesso, pazzi. Adesso sì che la casa ha preso fuoco. Adesso sì. Ah, che dolore. Aspetta, mi devo prendere la bandelan. La mia ha preso fuoco anche di sopra, credo. Anche la nostra, infatti è mezza nera. Quindi ne manca no, una. No, la mia non è mezza. Ah no, sì, è mezza nera. Ok, anche la mia. Più o meno, nerina. Sì. Okay. No, è tutta nera, ok. Aspetta, perfetto. Non mi lasciare. Qui era quello che dovevamo fare. Sì, però se non spiega bene il gioco, non spiega. Effettivamente. Sì, ho capito, ma io sono camperato da sti satanassi, eh. Mi sa che ho trovato l'ultima casa. Cerco di arrivarti incontro, non è vero, il gatto. Penso, non so se che dolore. Sei morto? Ma perché non mi prepara più supposti? No. Perché no, devi va fuoco anche sopra. No, non è questa. E io aspetto. Sta preparando le supplì. Sta facendo i supplì la signora. Signora, quanti supplì? C'ho fame. Signora, l'altra c'ho fame. Casa mi sa che è questa qua. Eccola qui. Ah, mi sono curato. Ecco perché non. Signora, sti supplì. Quanto. Dov'è? Buoni, complimenti. Sopra, a destra e di nuovo a destra poi. Ok. Sto facendo io intanto se riesco. Vabbè, aspetta. Potreste arrivo sentire. Come? Satana! Oddio, c'è qualcuno con la bruchita. Ma a destra rispetto a dove? Aio! No, dicevo Lino. A ok, destra. Sto facendo io, mi manca un coso di paglia, aspetta. Vabbè, tanto è da me sto stronzo. Niente, è andato via. Aspetta, forse ok, dovrei averla fatta. Sì, obiettivi aggiornati. Distruggi lo spirito oscuro! Uniamoci! Avengers! Dov'è? Adesso c'è. Ho paura però, non c'è più. Sei con me, Lino. Che audio è? Ti seguo all'infinito, non voglio sapere. È al centro, al centro. Ah. Al centro? Va bene. Patibolo. Lo sto correndo dietro. Bello, possiamo fare il concerto. I wanna be. Che è svenuto. Patibolo, però mi scappa. Riuniamoci. Dove siete? Riuniamoci. Oddio! Lo sto rincorrendo io. Come è impossibile. Esatto, siamo qui. Ma non gli fai niente però, cioè gli fai un po' di male e scappa.
E forse bisogna... Dobbiamo cantare. Dovevamo leggere la Bibbia. Eccolo! No, che male, mi ha shottato! Come anche voi? Mi no, curo! Mi sono curato! Ma mi sono curato! Ma tutti e tre ci ha shottato con un colpo solo! Ma questa è follia! No, dai, ma che merda! Lasciatemi andare! Mi ero curato, mi ero! No, che... ma dai! Ma scusa, dobbiamo, ma dobbiamo farcele, lasciamo adesso! No, dai, ma che palle! Adesso anche io non so cosa dobbiamo fare. Capisco che eravamo troppo vicini, però sì, lui però ha fatto l'uccisione di animazione. Che l'ha fatta con tutti e tre? L'ha fatta con tutti e tre, sì, a me l'ha fatta l'animazione. Sì, pensate, sì, ah, no, a me mi ha shottato. Che c'ha sto gioco? Ho visto una faccia gigante e sono morto. Ma porca di una puttana. Grazie, Sgabello, per 11 mesi. Avevamo tutti fiducia in me. No, ah, non mi dire questa cosa. Ma sai, quando devi uccidere un demonio, dici, unitevi. Mi sto unendo. Unitevi a me. No, no, ma l'avevamo... Io lo do per buona, cioè... Io la do per buona. Cazzo. Vabbè, adesso sappiamo tutti cosa fare. Allora, dopo facciamo una roba del genere. Ognuno si prende una croce di legno e una torcia. Così no. Andiamo via più tranquilli. No? Eh sì. Se il gatto non si bagga dietro. Grazie, Dimon. Siamo già 8 mesi. Sono stati grazie. Con gatto che mi ha fatto perdere. Ottima cosa. Gatto. Effettivamente, senza il pianoforte si fa in 15 minuti. Siamo bloccati lì dentro. Ok. Oh no, però adesso rushano, io mi sono dimenticato tutto, non so... Allora, vabbè, la chiave, polli, no, scusa, torce. Torce, quindi prendi chiave. Le lanterne, Lino. Prendi le lanterne, però ne bastano 4? Ma lo stai finendo, Song of Horror? Devo fare gli ultimi due capitoli. Ma sta diventando una soap opera infinita. Ma quelli che ti seguono sono vivi o sono tutti in coma? No, sono abbastanza vivi. Sì, no, veramente, sono abbastanza vivi. Ma è un gioco horror di notte, si fa la notte. Ma oh, guarda, ribellatevi! Scusa, sono le 9 di sera, cosa intendi per notte? Let's go and protect God's children. Alle 10:30, 11. Allora, andiamo. Ma non dovrei avere niente, io seguo Antonello Golfini. Le torce devi prendere. Le luci. Prendete tutte le luci, per l'amor di Dio. Ne ho due. Appena avete nominato Song of Horror, ho sbadigliato. Coincidenza. Strano, sì, strano. C'è Federico che odia a morte quel ma gioco. Ma perché basta, ti prego. Cioè, ma poi di una lentezza inenarrabile. Ma è un gioco horror che mi cadono i coglioni. Quello è l'horror. Ma devi aprire le porte. Fa paura. Sì, ma tutte le porte. Sì, se non sai dove andare, tutte le porte. Ok, ragazzi, io so che cosa dobbiamo fare. Mi ha shottato, ma che palle. Come? Adesso fa lui il Lino. No, l'animazione ha fatto. Ha fatto l'animazione, che devo fare? Aspetta, vengo io, ti metto la supposta. No, no, c'è la casa qua vicino, grazie a te. Ok, ho trovato una torcia. È la guardiola. Ma la torcia a che serviva? Non mi ricordo. La torcia ci serve per le, il buio. Le grotte. Nella grotta. Quindi più torce trovo, più torce metto. Mi sa che sì, no, sono obbligatorio. 4 mi sa, sì. Trovate 2, wow, ragazzi. E anche no, io il gioco dovete avvelenare i polli. Anche quello dovremmo ributtarci. Però quello era un po' più brutto, secondo me, da fare. Non sì, so. Sicuramente. Quello dei polli... In 2 era ingiocabile. Hai preso la chiave, gatto? Sì. Ok, allora, aspetto lì. Ho anche 2 polli. Mi sta scattando paura e panico. No, ogni tanto anche a me da... Sì, no, fa cagare l'ottimizzazione. Ma possiamo già andare nella grotta perché ho 2 pipponi. Sì. Okay. Andiamo, ti seguo. Bibi. Dove sta andando? Avete le torce, sì? Io ne ho 2. Ciao, questo. E Lino, hai le altre torce? 2. A posto. Siamo qua. No, dobbiamo aspettare la chiave. Arrivo. Sempre in ritardo. Ormai. Quello in 3 potete riuscire. È probabile, sì. Fatti vedere per bene. Sai, sembri Banderas. Oh, e con ste torce. Sì. Banderas di sto cazzo. Niente, non si passa proprio, c'è un muro nero. Ehi, mi hai rubato il lavoro. Però un po' mi consola perché pensa quanto avremmo rosicato Karim se l'avessimo rifatto tutto rushando io e te ieri sera. E succedeva quello che ci è appena successo. Pensa se lo rushavamo, arrivavamo alla fine e tu fossi rimasto dietro il piano. Io sono non paura mi sarei che infilato. Mancano 5 polli. Adesso polli. Adesso tocca a me. Ciao, Nacto. Buonasera. 5 ne mancano, eh.
non lo vedo io, non ti preoccupare. Le vesti cambiano nel corso del gioco perché il sync del server non esiste e quindi fa un po' a cazzo quello che gli pare, quello che vedi. Io adesso droppo una cura in mezzo al coso. Voi portate i 5 polli e io intanto inizio a raccattare le zucche. Ma sai che forse secondo me è meglio mettersi in casa per uccidere quel mostrone piuttosto che stare fuori? Ma lui si fuori muove. No, io l'ho colpito 3 volte, è diventato trasparente quasi ed è scappato. Allora, ma devo prendere un pollo. Che cazzo è sto posto? Ho trovato una mucca, va bene uguale? No. Ne ho presi 2. Ma com'è possibile che già abbia 2 polli? Lì, Antonio! Non mi far venire lì, Ragazzi, c'ho una nube tossica di Fringuelli là, come si chiama? Che mi insegue? Frangulli, no, Fringuelli, sbaglio sempre. In thy name of... Che Frangulli, veramente. Che bello questo cartone. È il Feralgan. Ok, ne ho presi 4. Lino, se ne hai preso uno, andiamo. Ma devo tutto pollo. L'hai preso uno? No, Karim, ho preso il pollo che hai preso tu, solo che io lo volevo ancora... perché disincade sotto il vieni, vieni di qua. Perché di solito sono nelle recensioni qua. Sì. Andiamo a vedere. Lì dritto. Ciao Alessandro, buonasera. Ha detto recensioni, no. Somiglia un po' a recensioni. Ritorna alle recensioni, Yotobi, confermato. Attenzione. Come quelli che mi scrivono: non fai più le recensioni con la Z. Belio, vieni. Bibibi. Ok, l'ho preso. Andiamo. Sono molto contento di aver preso questo copollone. Mi manca una zucca. Arrivo, Eccola qua. Cazzo, mi serve il guarda in cazzo. Apriamoci una rosticceria, ma veramente. Basta. Mamma mia. È l'unica roba che mi manca di Torino in maniera assoluta, a parte Karim. Sotto Chicken Bot e Girarosto Santa Rita. Te lo ricordi Chicken Bot, gatto? L'abbiamo preso una volta. Sì, una volta. Però ci siamo sfondati anche lì, c'è da dire. Sì. Ci hanno portato una quantità di roba. Quanto ne abbiamo dato? 30 euro, una roba del genere. Era un pollo intero più altra roba. Ma anche le patate ci hanno portato un botto. Ma così mi fate venire fame. Ok, ho messo 4. Perfetto. Io ne ho messo 1. Ma io sti suoni prima non li avevo mica sentiti, ma siamo scemi. Sì, evidentemente la risposta è sì, siamo scemi. È pieno lo space di from me, però a quanto pare molto buona quella di Torino. No, è che Delore! Ok, ora trova adesso i polli da sacrificare. Adesso zucche, no? Sì, però zucche. Adesso sto malissimo. Ok. Ok, andiamo a trovare le zucche, ne avevo viste 1 milione. Strana zuppa di pollo tutta verde. Bla bla bla. Abbiamo i polli piccoli. Allora, 1, 2. Ciao, 3, Giovi. Mi fai. E cosa mi fonde con la croce? E uno la tira fuori dopo 3 secondi e non subito. Che fastidio. Sì. Bella pesante. No, è che la prende da dietro la tasca. Come out at night. Ci voleva questa animazione. Quanto? Karim, c'è Mario dietro. Non ho mai preso un pollo effettivamente qui dalla rosticceria qui intorno. Io. No, ho shottato di nuovo. Supermercato sotto sto bastardo. No, Karim, mi sta prendendo anche a me. No. Ho visto. No, scappa, scappa Lino, scappa. Ce la fate? Ok. Ce la faccio. Cerco una casa con le zucche, arrivo. Ok, sei ritornato qui. Vieni qua dove sono io, vieni. Non riesco, aspetta. Non so se conoscete un posto dove fanno il pollo arrosto molto molto buono a Treviso, fatemelo sapere. Beh, io ovviamente trovo, non cercateli su... ma io non ho trovato un posto che faccia solo quello. Quindi non so se magari c'è uno di quei posti... Sai che non ti portano a casa perché non sono sui siti, roba del genere. Però c'è... Anche le pizzerie di solito hanno proprio il loro angolo polloso e li fanno buoni. A me piacerebbe invece un posto proprio che faccia solo quello. Sì, proprio quello lì, solo di pollo, certo. Ok, io specializzato proprio. Ok, porca miseria, sono curato, ce l'ho fatta. No, allora, il Bifid mi piace molto e anche l'altro, il Galloway, dipende. Sono due robe credo di dover andare. Simili ma diverse. Ragazzi, però ma sono proprio due robe di completamente... Il Bifid è buonissimo, ma è un'altra roba. Non è il pollo arrosto, cioè è quello schiacciato, che è buonissimo. Sto morendo. Però non è il pollo al girarrosto. Cioè vuole proprio il pollo quello arrostito tutto che sugoso certo. Che però tutto liquido che lo devi ciucciare proprio con una cannuccia.
Ah, questo già me la posso prendere. Okay. Dove sono le altre forbici, mannaggia? Da rosticceria, esatto. Ragazzi, è sempre io lì. Ho tre pipponi, cioè ho tre zucche. E vai a portare, fai sì. Una candela, una roba. No, già le ho fatte tutte e tre le zucche, quindi devo... Ma perché hai fatto solo zucche? Sei scemo? No, perché fai solo zucche? Va bene, faccio pure le candele. È cretino, sennò, sì! Serve, sennò... va bene, che ne so, Vabbè, faccio le candele. Ma fanne una e una, no? Che ti costa farne una e una? Mi piaceva fare... Perché sei dimenticato, sto rimbambito. Che devo fare con la candela? Voglio la zucca. Ok. Ma che cazzo, perché? Metto la candela. Se l'hai presa con me, che paura. Non sono mai stato al mercato a Treviso. Oh no, ma vaffanculo, ma dai. Quindi non so se esiste effettivamente l'acquaiolo anche da noi, perché non ho mai... Non sono stato. Allora. Mi ha sciottato di nuovo. Perfetto. Ho due zucche e due candele. Please, per la felicità di tutti gli amici. Cosa c'hai? No, ma sei morto qua davanti, dai. Vabbè, sei qua davanti, vieni. No, ma in realtà non mi sta uccidendo, sai? Hai la croce. Guarda. Ah, sì, ok. Però ho ancora metà vita, mi dice. Tutto rotto sto gioco. L'immagine della candela sembra altro, ma lo sai che... Mamma mia, cioè che fantasia avete per vederci un cazzo. Lino, ma tu le stai costruendo le cose o... Sì, ho due candele e due zucche. Ci sono ancora due... E due candele e due zucche, allora... Perché si è buggato. No, è buggato, Karim. Sì, si è buggato. Ci sono 180.000 conto, si sono sdoppiate. Senti, dammi un po' di vita. Guarda, Lino, prenditi questa qua. La candela che c'è, la... No, sono la tutto full. Che risposta è, scusami? Non posso prendere niente, sono full. Allora. Ok. Metti la candela e la zucca e prendi questa croce, per favore, Lino. Ma quale croce? Ma chi sta parlando? Lino, mi senti? Senti la mia voce? Sì. Allora, esci fuori. Ok. Ecco. Metti la zucca, metti la candela e prendi la croce. Ah, ma pure qua, è vero. Quale croce? Non hai come qua? Quella sopra. Ah, questa! Madonna, guarda giù, questo è proprio un giocatore di Counter-Strike, guardalo. Adesso, certo, e che ci faccio con questa croce? Ma indovina, la metterai al cancello, no? Ma fa l'abbiamo fatto? Non ricordo. Ok, la metto al cancello, credo di aver capito. E perché non l'ho messa? Lino è il malus stasera, facciamo prima da soli, Karim. A saperlo. Eccola qua. L'ho messa. Bravo. Che dolore. Bravo. Grazie. Adesso continua. Vai in altre case, prendi. Oddio! E metti. No. Aspetta, mi sta inseguendo un cane pericolo. Una testa di merda. Rimetta a posto la candela. Scappo. E muori. No, ma mi ha ucciso questo cane terrificante. Please help. Se ne sono già dimenticato che si sono bloccati al gruppo. Allora, entrerò in una casa. Che è sempre il metodo più giusto per curarsi. Credo sia aperta. No! Ah. Sta parlando di supplì. Ah. Ok. Porca puttana, c'è un problema. Qui dentro. Ho preso. C'erano due candele da fare, le ho fatte, ma adesso mi servono zucche e non ho più zucche. Io ho una zucca da fare. Aspetta. La faccio, Qua dietro! Ma guarda, super nascosta, bastarda. Ti prego, te la fai tu? Sì, faccio io. Okay. Ragazzi, non funziona. Che cosa? Dice di interagire. Sì, cosa ti dice? Cosa ti dice? Non c'è scritto prepare in supply? No. Allora, aspetta un attimo, perché mi sono curato io da quella là un attimo fa. Si è sistemato, ok. Allora, abbiamo una zucca e una candela, perfetto. Andiamo a infilare. Vediamo dove possiamo infilare. Ma ora di lì è peggio di una cache. Come? E te la spiego adesso. Vai. La cache, la memoria. La memoria del computer, quella lì che sta lì per un po' e dopo si la cache, tipo la cache. Cachette della frutta. Santa Maria da cascia, dice. Certo. Ok. Ma devo prendere la croce. C'è qualcuno che ha droppato dei forbicioni qui comunque. E io. Sì, però mi hai rotto veramente tre quarti di... Ho preso un'altra croce. Solo che serve almeno un'altra zucca. Io ho solo una candela in tasca, quindi la infilo da qualche parte. Ma... E quante croci mancano? Non lo so. Però siamo all'inizio. Io ne ho messe due, mi pare.
Cascette una, frutta, esatto. Una lino, una l'ho messa io, l'altro ce l'ha in tasca. 3, 4, 5, ne mancano 3. Ok, vabbè, la vado a mettere, che non si sa mai. Ok, in una casa manca solo una zucca. La zucca, sì. La casa vicino alla chiesa. Sì. Comunque non ne mancano 3, ma ne mancano 4. 3, 4. Oh no! I summon the Holy Lord! Ok, allora, tutti, tutti. Che sta soffrendo di qualcosa. Ok. Mancano 4. Perché ne mancano 4? Boh. No, io una l'ho messa. Mi sa che ne mancano 3 adesso. No, ne mancano comunque 4. Come? Eh sì. Ah, non me l'ha fatta mettere. Aspetta. Allora, okay, ne mancano 3. Ok, ne mancano 3. Allora, ma andate nella casa candela, dove servono entrambe. Voilà. Cioè, dove serve solo la zucca. Sono qua. Però non ho la zucca. Ma si sta che male! Paura. Uno può neanche starnutire, mo. Fastidioso. Mi sono spaventato. Spaventati okay, di meno. Ok, lì vedo una guzza. Cagone. Una guzza, una ca... oh, cazzo, come si chiama una zucca? Sto iniziando... Ah, no, già è accesa questa. Ok. Quindi serve una zucca viva. Vi sto aggrando la morte. Ma pronto, è completamente un altro gioco. Cioè, ma proprio è tutt'altro gioco. Questa appunto è più un drive over oppure quell'altro. Ma sai che oggi ho scoperto la versione hentai di Phasmo. Il problema è che è una visual novel, quindi tutta la bellezza. Come fa a essere il Phasmo-like allora? No, non ho detto che è Phasmo-like. Non ho mai detto che è Phasmo-like, però è la ha il nome simile, la trama è quella. Okay, però l'ho no. Preso, manca sempre quella zucca lì, manca. Cioè, manca la zucca qua. Cioè, come fa a non esserci l'NPC in questa casa gigante, che è l'unica cosa che mi serve? E poi manca anche un'altra casa, manca. E dov'è quella casa lì? Maledette. Sono seduto troppo sulla gamba. Ed è qui, e mancano entrambe le cose, perfetto. E allora dobbiamo tirare sulle zucche, porca miseria! Sì. Allora, io ne prendo due, tu prendine una, Karim. Io dovrei riuscire a prenderne non ho due. Le forbici. E sono al mulino. No, raga, mo muoio, faccio la finta di tracco, ho preso una zucca. Hai preso una zucca? Sì, ho preso portala zucca, al mulino, però... portala. Sì, vai al mulino, arrivo. E dai, ma è sottato sto bastardi! Andiamo al mulino, amici, non ci fermiamo! Marito! No! Posso prendere la zucca, già che ci sono? Amici, venite ad aiutarmi, salto! E io sono morto, io sono morto. Riesci ad andare in una casa? Sì, ci vuole un po', ma ci vado, Eccoci. Vado, c'è inverno. Salto. Non mi prenderai. Sì. Ok. Poi dobbiamo fare solo la zucca, giusto? Sì, una zucca e... entrambi. No, due zucche e una chiave. Una candela. Beh, sì, faccio esatto. Una zucca che è quello che c'ho, però. Sì, fai la zucca. Ma tu lo puoi fare certo, quello che vuoi. Puoi fare la candela anche con la non zucca. Non l'ho capito, non lo capisce. Ma ancora non l'hai capita questa cosa? Certo eh? Che l'ho capito. Però non è vero. Non mi sono dimenticato, non stavo in pace. Sì, dopo continuiamo, facciamo un gioco di 616 Games, che è quello di Ciò Pazzo, ok. A Vittorio Veneto, ho capito, ma è distante. 616? Ne è uscito un altro. Oh, madonna. Però questo mi qui tocca non è la telecamera fissa, giuro. Non ero attento, Catto, che cosa? Catto, quanto c'è in mezzo da rimanere? Allora, è un attimo, con i miei tempi. Ci serve un'altra mezz'ora. Non mi è neanche fullato, sai? No, se save hai 0 fa tipo il 90%. Beh, vabbè. Comunque mi avete fatto venire veramente fame. Un po' vi odio. Io adesso... Per forza tu mangi alle 2. Per forza. Che poi devo ancora andare in una macelleria ben bene io. E quanta gente che sei macelleria. Qua? Ok, sto cercando un posto dove mettere la zucca. Voi ne avete già... ok, trova. E sì, oggi esatto, ho comprato il petto d'anatra per farlo sottovuoto. Come? Faccio la cottura lenta, va 2 ore a 57 gradi. Poi una spadellatina veloce. Quando ci incontriamo mi fai l'anatra? Non ci incontriamo, non mi vieni a trovare. Quando vuoi. Io t'ho invitato, non è vero, t'ho invitato, non sei venuto, casi tuoi. Anche Karim. Però possiamo scampato il Covid, tra l'altro. Effettivamente, è vero. Non verrà mai più. Che sarà mai? Ah, ci vengo con la tuta asmat. Beh, adesso credo sia proprio impossibile, l'ho anche preso, cioè. Dove vado? Un po' più tranquillo. Un'altra, è vero, ma un po' più tranquillo. Allora. Io sì. Ho fatto 3 dosi e pure il Covid, cioè non posso fare di più. Io ho flegato tutto. Poco fa la terza dose. Ok.
Io devo andarla a fare oggi pomeriggio. Camisella l'ho rinviata già. No, nemmeno un mesetto fa. Sì, falla, conviene. No, no, conviene, devo, beh, certo, vorrei vedere. È solo che ho talmente tanti cazzi da fare che non posso permettermi di stare male. Quindi. No, io non sono stato male con la terza, eh. Poi vabbè che ognuno c'ha il suo, grave. Sì, è vero. Sì, quindi, alcuni ti sfonda proprio. Vabbè, tipo Simo è stato male con tutte e tre le dosi malissimo. Tipo, sai che Simo la prima dose è stato tre giorni a letto perché non riusciva a muovere. Simo però è delicato, quando sta male sta veramente di merda. Ragazzi, abbiamo cioè, quasi, quasi peggio di me. Un po', però non so perché. Cioè, quella la, non capisco. Lui è vissuto per strada eppure c'ha tutte le... Lui sta bene, ma quando sta male muore. Okay. Trovata io, adesso faccio io, l'ho presa. No, l'ho trovata anch'io l'ultima zucca. Com'è che possibile, fatto? Lino? Mancava solo una croce, l'ho presa io, Lino. Ho una candela. Non serve, ho fatto, ho preso. Sì, ho fatto. Finito? Oh, serve sì. Altro? No. Ok. E che faccio questa zucca? Vabbè, ma io ho candele e forbici, me la conservo, non si sa mai. Comunque il mio vicino invece con tre dosi... Chi è? Che male! Il mio vicino con tre dosi l'ha preso ed è stato malissimo. No, no, cazzo, non sento. Ah, non era così importante. Mamma ok, mia. Dicevamo? Che il mio vicino con tre dosi l'ha preso dalla scuola del figlio, è stato comunque di merda, mi ha detto, tantissimo. Perfetto. Adesso ognuno una croce e un fuoco, okay, ognuno per sé. Ecco qua. No, Fe, come ognuno per sé? Ma l'ha detto ognuno prima? Su una casa, che no, facciamo prima? No, tu non hai l'ansia, cioè l'ansia da prestazione. No, è che non sai che cazzo devi fare, è quello il problema. Paura perché sei dimenticato tutto. Ma è quello di prima, Lino, metti la croce e dai a picci. E te pareva che sto stronzo mi deve... Lanciare in culo! Che paura! Aspettate che mi ha shottato, ma proprio shottatissimo lui. Sì, se vuoi c'è la cura qua davanti, altrimenti torna direttamente in chiesa. No, vedo la casa lì, vado lì. Però che cazzo di male. Non morire, prego, Lino. Vai. No, aspettate dentro le mura della chiesa due minuti, no? Che così mi curo. Sì. E chi esce più? Oddio, ma sono lento anche se non ho la crociona gigante. Come non è la crociona gigante? No, come mo? L'ho fatta io, mo. Non hai la crociona gigante? Sì, però c'è un alimentare. Eh sì, no, sì, anche se la tieni... Sì, anche se non ce l'hai in mano, sei comunque lento. Sì. Non era chiaro, no? No, ovviamente no. Purtroppo conoscendoti doppiamente proprio. No, cazzo, ma è velocissimo adesso questo stronzo. Sì. Aspetta, mi devo curare, c'ho la vita piccola. Guarda come muoio, non guardami. Super morto, guardami. Sì. Siete morti? Da me. Ancora la brughina. Ok. In realtà era da te mentre faceva l'animazione, da me è molto particolare questa cosa. Sì, perché fa l'animazione, ma una volta che parte l'animazione lui poi è tranquillo. Ecco perché prima ci ha shottato. Sì. Ce l'ha fatti in fila proprio. Io non so se conviene così tanto questa cosa di dividerci. Ormai è così, lenti. Non rompere i coglioni. No, vabbè, va bene, non sono tanto distanti l'una dall'altra le case in realtà. Poi io la croce mia l'ho messa. Potremmo anche fare... Io sto cercando di andare. Ma mi sa che faccia la fine dei tratti. Però poi picchia tanto il... Adesso sì, il fuoco. Il fuoco, ok. Ti dimenticare. Cerca la casa, eh. Eh sì, secondino. Dai no! Bastardo! Sei morto? No, però mi sono corso in culo proprio. Perché bisogna aprire l'inventario ogni volta per cambiare l'oggetto, che merda. Quello sì. Dicevo. He never came back. Prepara i supplì. Mattai, sei 46, ma grazie mille. Che ci faccio? La devi mettere davanti alla porta. Ah, aspetta, mi stanno, sono morto. Sono morto, c'è una troia. Sì, mi hanno accerchiato. Morto. Vai nella casa, Lino. Che è? 8 persone. Seconda guerra mondiale. Ok, quella casa dovrebbe andare bene. Ciao, senza. Buona casa, quale cazzo è questa qui? Ciao Bright, buonasera. Raga, ma quanto è lento? Sì, proprio tanto, tanto lento! Ma sei un bastardo, ma dai, ma mi ha appena sfiorato e sono morto, gatto, non morire! No, mai, sto ma dentro morto, qua finché non tornate in vita, no. No. Dentro, è no, in una vicina, Lino, non è vero? È lontana però, aspetta, forse quella vabbè, no, devo andare là. Vabbè, vado a fare la pipì io nel frattempo, Ah.
Intanto che voi... Guarda come lo uscite, ragazzi, sono le parete. No, 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 mi metto bene al centro, no, 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 no. Mamma mia. Speriamo là, che sarà aperta, speriamo di sì. Ah, che manchi tu, Lino, manca la tua croce. E sono morto. Sono piccolo, sto andando. Parò del mamma, Wallara. Ho capito che sei morto, ma combatti per la tua morte. Ti prego, sono entrato. Ma no, se non c'è l'NPC. Se è quella grande, grande, non c'è l'NPC. No, è quella piccola, ma non c'è l'NPC. Cosa vuol dire quella piccola? È piccola, ma non c'è l'NPC. C'erano le la candela e la zucca? Sì. Sei sicuro? E allora non è giusto. Non ci sono nelle stanze. Ah no, ok, per curarti intendi. Sì, sì. Sono tutti da me, ah, comunque. Aspetta. Ok, ok, mi sono curato con quello che c'avevo in tasca. Bravi, bravi. Ma come, ce l'avevi in tasca? Ma sei un coglione! Me l'hanno ricordato, io che ne sapevo, ce l'ho da inizio gioco, però mi devo curare tutto. Mi voglio tirarti un pizzico fortissimo alla guancia. E poi mi ha rotto il cazzo a me per il pianoforte di prima, A congiungere indice e pollice, capito? Aiuto, aspetta, allora. Mo, che minghia, dove sta la... Ah, eccola. Cos'è questo tumore? Io che mi sono ricorso dallo stronzone. Aspetta, apri l'inventario, oltre alla chiesa. Ah, c'è una cura, metti qua, la ne chiesa. Approfitto io, grazie. Prendi questo. Sei oltre alla chiesa, metti la prendi fuoco, casa di pelle. Vai, pusha, pusha. La puttana, che male. Aspetta, è Satana. Prendi fuoco. E niente. Tanto sta acchiappando gatto, non ti preoccupare. No, 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 a me ha preso il lupo mannaro. Ok, fatto. Però io la mia casa l'ho finita, va bene? A differenza di qualcun altro. No, anche io. Ci ho dato fuoco a tutti. A posto? A posto, ma non esageriamo. Però fatto. Non mi sembra, perché non l'ha data la missione. Ha dato fuoco a tutto. Sai che sei forse sicuro? La mia non è del tutto. Aspetta, no, no, un attimo. Ho trovato un altro, c'ha tre pezzi di paglia. Ah, ok, vai. Come? Sì, sono tre pezzi di paglia. Quindi non li hai messi tutti? No, quindi non è la mia, allora, è la tua. Ciao, Manda, ragazzi, mi ha ucciso da dentro la casa, sto figlio di troia. Te l'ho detto. Ok, fatta. Vabbè che sono qua, per fortuna. Con l'uomo supplì. Fatta, allora manca... Grazie Thermos per il raid. E a Kire Wolf per gli 11 mesi. Rinnovate, rinnovate, rinnovate. Oddio, il questone. Vedete che possono essere molti pezzi di paglia. Non so quanti ne avete bruciati, Oggi sono tre, Lino. Sono tre per casa. Sono tre per casa. Forse a me manca una botta qua. Forse da gatto, forse da te. Forse me ne manca uno, adesso vediamo. No, non è vero. Non è vero. La mia anche ha bruciato tutto, Sì, anche la mia. Ho messo la chiesa, cioè la croce. Però non va a fuoco in alto la mia, non so come mai. Quella dietro dite che non era abbastanza appicciato, sì. Ho fatto tutto? Occhio. No, sto controllando, grazie. Se ho fatto tutto perché... Lì è appicciato dappertutto. Ah! Sì, no, la mia è completamente bruciata proprio. Ormai. Vado a vedere la mia, a sto punto magari sono io, Le mie sono quattro! Ah, perché la come casa sono grossa. Quattro? E dov'è la quarta? Aspetta, faccio parkour! Mi sa che è proprio qui, lì. Qui. Vabbè, lo distraggo, è qui da me. Ma si teletrasporta! Quanta gente, mamma mia! Posso saltare secondo voi? Grazie Spinge per 53 mesi. Assolutamente no. Ce l'hai fatta Karim? Ancora la cura, grazie. Mi ha shottato però. Cazzo. Vabbè, vieni qui. Sì, ti aspetto dentro. Sì. Siete morti entrambi. No, che continuo, adesso continuo, c'è continuo, la cosa continuo. Finale. Ok. Ok, l'abbiamo fatto. Che cazzo? Ci ma com'è velocissimo? Sì. Sì, rivediamoci in chiesa. Andiamo. Ma è una buona idea andare tutti assieme? No. Grazie a Mr. Friend per i 16 mesi, a Spinoza, buon compleanno a noi, grazie. Grazie a Grandi Twitch per i 5 mesi, buonasera. Avete fatto partire live train, rinnovate belli, grazie mille. Sto arrivando da te. Sì, io sono dentro casa. Ora abbiamo l'ultimo step, giusto? Uccidere Jason Lee. Ok. Sì. Sei qui, bravo. Sì, io non voglio uscire di casa. Per cazzi vostri. Viene dove siamo noi. Cioè non la possiamo siamo vicini. No, scappa. Lui scappa. Non siamo vicini che fa la cazzata di prima.
Che scattone che mi ha tirato. Anche perché prima, sai che mi sono curato durante l'animazione? Però il oddio, che paura. Ci aveva già dato morti. Ma dove cazzo è mo lui, scusami? Sì, perché e lui adesso scappa. Ad entrare la cura, Lui adesso scappa, quello è il problema. Eccolo, arriva. Eccolo. Da me, da me. Vai, vai, fatti uccidere. Colpiscilo, colpiscilo. Fatti uccidere, scusatemi. Vai, eccolo. Ma uno da solo cosa fa? Si uccide? Si è trasformato in fumo. Sì, sì, esatto. Poi okay, ritorna. Sì, io infatti sto. Devi curarti? No, no. C'è una cura qua per terra anche se ti serve. Ma tanto non serve se ti sciotta. Siete tutti e due vicini. No, sì, non è una buona idea. Non così vicini, non come prima. Dov'è? Vieni un po' più vicino, ma non proprio tanto vicino. Mettiti, no, mettiti lì dove c'è. Eccolo qua da me. Passeri. Vado io, vado io. State puliti voi. Uccidi, ragazzi, in due, no? No, Karim, è sempre meglio se stiamo distanti, va? Vabbè. Ok, è diventato fumo. Ok. Per l'amor di Dio. No, prima io l'ho ucciso, tra virgolette, due volte prima che ci uccidesse tutti. Non ne voglio sapere niente. Ok. Tutto fumo e niente arrosto. Comprate questo gioco, così fanno altre mappe. Perché questa è una mappa, si chiama Villaggio. No. Sì. Beh, come tutti i giochi di questo tipo, anche... Arrivato. Sta arrivando. E lì... Tanto hanno aggiornato quello che abbiamo fatto l'altra volta che ci era piaciuto, Quale? È quello dove... Sono della casa, più. Sempre. Che... con la donna... Scusa, con la donna... Oh mio ragno. Ah, ok. Io me ne so più lontano, non voglio sapere niente. Eccolo! Ma ha tirato la palla di fuoco, bastarda. Vado io, state distanti. Oddio. Oh no, sta vicino a me. Ma secondo voi bisogna insistere anche quando va via? Non ho capito. Beh, gatto, però stai vicino ad una casa, non... Sì, volevo vedere dove andava. Non rischiare. Torna, no. Torna da me. Me ne vado via. Mi batte il cuore nelle orecchie. Eccolo. Ma scusami, quella palla come ha fatto ad andare a finire di giù? Sono troppo vicini, occhio. Gli sto facendo un sacco di danno? Ah no, è diventato forse, fumo, peccato. Forse gli stai facendo un sacco di danno, non sappiamo come funziona. Ci sono ma secondo me il danno glielo stiamo facendo, dai. Si dice che ogni volta che si trasforma gli abbiamo tolto tipo un po' di vita. Io lo spero. Perché non quello che spiega penso come anch'io, ucciderlo. Non spiega. Doveva leggere la Bibbia, cari. Ma non c'era. C'era scritto di leggerla, poi... È vero, però non c'era. Contento che sei tutto. Aiuto, è stato bellissimo questo... tuo best. L'hai visto? Sì, certo, minchia. Poi mezz'ora, madonna. Una manna. Cazzo, mi ha fatto malissimo. Sesto è bravo. Fortunato fa il 2. Da me! Sono dietro di te, carino, sbagliato! E domani esce il mio. Sì, bello. Io adoro i best, i termo best, li adoro tutti. Sono le cose che guarderei di più. Cioè, Mirko, ti vedi una live... Pensa, uno si sbatte a fare i video. Grazie Neril per i 13 mesi. Nessuno, solo clip una dietro l'altra. Sì. Ciao Mary. Però adesso sono carucci. Allora. C'è scritto di leggere la Bibbia, ma non nel gioco. Ah, dici nella vita vera? Ecco, adesso ci vuole un po'. Eccolo, dove va? Io sto qua a farmi i cazzi miei completamente. Bella zona. Ma vieni a sparare però, un cretino. No, in generale, dico, vieni nel villaggio. Io l'ho colpito, io adesso scappa. Vabbè. Infatti è per quello che guardi a terra. Io lo guardo a terra, guardo perfettamente al centro dello schermo, quasi. Vai, spada a sparare, vado. Non arrivano neanche i licantropi più. Sì, sono tutti da me sono. Ma l'ho ucciso! L'ho ucciso! Suka, bastardo! Allora, madonna! Ma che accidente! Cosa succede? Cos'è? Ma mi è più inquietante di prima, però. Senti che roba! È il sole! È arrivato il divino! Che finale! Bellissimo! Amen! Adesso con la luce è una merda la mappa, però... Sì. Terribile. È arrivato Gandalf. Cutscene. Cinematic. All'alba. Secondo me ci fa vedere che non è finita. Sì, sicuro. È arrivata pure la gente. Ma è in inglese. Non era in italiano? No, sono le citazioni quelle. Ah, ok. Quindi si fanno, non si traducono quelle? Non ne ho idea. Stanno facendo la festa, però che bello. Ma così...
È finito così, col patibolo dell'impiccagione. Neanche... Vabbè, ci ha dato l'obiettivo, quindi... Okay. Quanta emozione per questo gioco. Grazie Danny per il ride, però. Buonasera. È un momento di speedrun veramente importante. Sì, eh? Cioè non hai fatto niente alla fine, però sì, bravissimo. Perché all'inizio... Ho dato un colpo. Bravo. Perché all'inizio, scusa, cosa ha fatto lui? Beh, ce l'abbiamo salvato dal dover restare all'interno di un pianoforte per sempre. Capito? Quello è vero, quello è vero. Secondo me ne sarei potuto uscire comunque. Allora ti rinfiliamo lì dentro adesso. Vediamo. Test challenge. Adesso entri e resti lì, non chiudere la live finché non esci da solo. C'è stata una fine un po' improvvisa, effettivamente. No, più che altro la cinematic mi aspettavo leggermente di più, però dai, la mappa l'abbiamo finita, sono contento. È stato bravi, bello anche. Bravi tutti. Il Vaticano ha vinto una volta ancora. Tra i giochi di escape room giganti come Devour e questi qua, questo è stato il migliore. Sì, sì è stato vero. Veramente caruccio. Non ho capito niente, però sono contento di aver partecipato. E ti dico di più, ho fatto solo 7 achievement su 16. Come? Sì, è vero. Le altre cosa sono? Viene aiutato dal healer. Qua l'healer? C'è un healer? Yes. Take up the holy mission, get caught by the Reaper. Ma che dici? Ma siamo stati presi dal Reaper noi. Ci ha uccisi? Ok, anche a difficoltà dura. Ah, potevamo uccidere la gente con le croci d'argento? Potevi uccidere la repel gente? A le bestie, I mostri, la gente. Vabbè. Beast. Ah, okay. La gente, le bestie, la gente. Vabbè, ci stanno solo le bestie, quindi la gente per forza è la beast. No, la gente pensi le persone. Futuro, che vuoi il futuro? Bello, bello. E mo? E mo Ready or Not proporrei. Lo però devo non so se ce l'ho. Che palle, ma perché o non sea ce l'hai? Sea of Thieves, se vuoi. Ma se sono vuoi anche un giro su Sea of Thieves si può fare così, giusto? Però non so se ce l'ha lì, no, quello. Mo vedo, fatemi vedere. Fasmo, madonna. Ciao Griscia, buonasera. Come si apre il coso di Sea of Thieves? Vediamo. Attenzione. Ma tu Ghost of Exile l'hai giocato? Yes, sì, comunque ce l'ho aggiornato, Sea of Thieves. E allora facciamoci 40 minuti giusto di chiacchiera, così, tranquillamente, senza va fare bene. Niente. Dovrebbe funzionare, in caso vi lascio a Sea of Thieves, non è un problema. Allora, aspettate. Dovrebbe essere aggiornato, io lo sto aprendo, Sì, lo un po' tutti questi giochi quali ho provato, anche Trevor e quell'altro lo provai con Harry. Fu davvero di io provo CS:GO. Mi sa che non ce l'ho, gatto, aspetta. Karim, sei uno stronzo. Scusami, aspetta. Perché non mi ricordo dove ce l'ho, c'ho 3 computer. Aspetta. Perché in forse caso... non ce l'ho nel pass, magari è quello. No, è lì. In caso Loch Ness. No, non ce l'ho allora, porca puttana. Riesci a scaricare Ready or Not? Non credo, allora ci provo, allora, però il problema è Steam che è una rottura di cazzo la sera. Però no, giocate voi, gioca e vedo, io intanto vedo. Va bene. Quindi tanto apro facciamo. Cosa? Sì, Ready or Not. Ok. Allora lo sto aprendo. In realtà adesso sto aprendo, come si chiude questo programma? Palle. E lui c'ha la fibra, ce la fa tranquillamente. Eh no, il problema sì. È Steam, che la sera mi va tipo a 10 mega neanche. Vedrai, Madonna. Che ora ti andrà alla grande. Sì, va proprio una merda. Adesso va a 20. Vabbè, quanto pesa Ready or Not? 47 giga, mortale. Quanto? Sì, tutto pesa bene, tantissimo. Sì, è pesantuccio. Ma io non pensavo così tanto. È tutta grafica. Ma ho capito. Sto vedendo però. Che altro c'ho. Io ci ho installato veramente poca roba, ma non ho spazio per niente. Dice 20 minuti, infatti. Perché sta andando a 14. Su Dark Souls 3, se volete, installato. Se no, no, io non posso scaricare. Se scarico qualcosa, il computer si decompone. Quindi non posso scaricare nulla. Lo Stark pesa 80 giga, madonna. Sì, no, sì. Ragazzi, la Ciao sera Luca. È come la fibra mistorame la sera Steam, che tutti fanno bordello e Steam mi va su e giù, su e giù. Ma tu hai la fibra a casa, vero? La fibra. Infatti la mattina e il pomeriggio Steam va a... No, ma se io scarico da un'altra parte va a bomba, eh? Tipo Xbox Pass va a bomba. È Steam che mi dà problemi la sera. Bloody. Arcadia. Buonasera. Faccio io? Non lo so, aspettiamo Karim che lo scarica, intanto giochiamo. No, no, andate, tanto io. Oddio, Rainbow Six con i gormiti, è bello. Dio mio. Friends only. Fai tu.
E lo dovrei scaricare anche io. Io purtroppo, ad esempio... purtroppo no, non avendo noi la fibra, io e Lino siamo un po' limitati, purtroppo. Sì. Mi puoi invitare? Perché non me la fa vedere? Cioè, come se pure tu ti devo invitare. Perché non sono online, hai ragione. Gatto. Karim, mi spoilerai i giochi, poi. Dai. Se io vado online, visto che registro mentre tu sei in live, io compaio. Che fa... Oggi non ho visto niente. Unisciti. Però. No, perché sono. Perché vado offline. Bravissimo. Lo faccio apposta. Eccoci qua. Giochi. Radio no, non credo di farcela Radio Note, perché adesso va. Stoppa, riprende, perché è una merda. Va bene. Dobbiamo trovarci un gioco da tenerci. Ma Sea of Thieves pensavo di averlo, perché lo tengo sempre, ma non qui, a quanto pare. E quelli sono altri 70 giga da scaricare, quindi. Esattamente. Però, e scaricalo, perché se ci giochiamo prossimamente ci serve. Esatto, poi dimmi quando, così mi preparo. Mi serve un tera di SSD, sì, devo comprare... Tu, Lino, sabato mattina sei libero? Ciao, Gabriel, buonanotte. Sì. Facciamo la trama di SOT? Certo. Non l'ho sentito ci molto sono. Convinto. No, ci sono, stavo pensando sabato, sai, cioè, ci sono. Che panza! Che c'hai? Ha caricato l'arma, mi sono cagato all'occhio. Mi gira proprio male sto gioco ultimamente, vabbè. Vai, gatto. Ah, non dovevo aprire così. Ciao, Frodo. Adesso mi sento osservato da Karim. No, Sotto lo può usare dal cloud, Karim, sì, ma col pad. Non credo che Karim possa accettare una roba del genere. È dura. Vabbè che se dobbiamo solo parlare, cioè non è... Ah, dici per la trama? Ah, no, per stasera, però vabbè, ormai non... No, non importa. Project Zomboid. Se no, Radio Note mi sa che c'è sul coso, no? Sul GeForce. Sì? Era un civile? No, l'ho fatto bene a ucciderlo. Prova a vedere. Non lo so, mi sto spaventando come un maledetto. Police Simulator lo devono mettere sul coso. No, quel gioco non me lo nominare. Allora, apro la porta. Te lo nomino perché te sei uno stronzo. Ricordiamoci che la 24 ore è stata fatta perché hanno messo l'italiano e la coop su Police Simulator. E non ci ha giocato. No. Bravissimo. No, non è vero, non è l'odio. Divertente. Vai, quello che mi manca e deve giocare è quello... L'abbiamo giocato assieme anche. Apri. C'è una signora? Non è Police Simulator, è Police Patrol. Quello lì... No, Police Simulator. Così no, si Patrol, non Patrol Duty, sbaglio. Police Simulator, sì. Quello delle multe, sì. Ah pronto. No, si chiama Patrol Officers. Ecco come si chiama. Police Simulator Patrol Officers. Ah, sì, perché mi ha mandato la brochure, guarda qui. Ah, figo. Mi ha mandato il calendario anche, guarda. Un altro simulatore di polizia, ma terrificante, perché tipo a turni. Non sto scherzando. Madonna mia. C'è combattimento e a turni. Io vi giuro, due volte mi sono fatto far fessore alla demo, convinto che avessero cambiato il combattimento, invece no. Tu invece c'è veramente di... Ready or Not, c'è. Vai. Fatta? Sì, lo gioco, ma come? Sì, arrivo. Devo loggarmi dal sito. Steam. No, Steam ti fa loggare ogni volta sul GeForce Now, purtroppo. Gatto, vieni qua. Aspetta, che tanto adesso arriva Karim. Allora ti uccido. Sì. Sì, c'ha pure il calendario. Talmente che gli è piaciuto il calendario è steso in Ciao, Nerlady. Buonasera. Non è giusta sta cosa, gatto. Volevo uccidere io. È stato più veloce. Ok, torniamo al menu house. Tra l'altro, oggi ve l'ho detto che cosa ho fatto. Allora. Oh, comunque, scusami, dopo ti lascio parlare. Il cloud è incredibile, perché Karim non ha il gioco scaricato e può giocare con noi senza problemi. Con una difficoltà incredibile, perché non mi fa loggare. Mi ha chiesto un QR code di autentificazione, ma dove lo devo mettere? Cioè, come lo fotografo? Da Steam Guard. Mi ha fatto vedere un QR code di sicurezza. Ok. Da Steam Guard? No, di Nvidia, il GeForce Now me l'ha chiesto. Okay, no, dal telefono, lo inquadri e ti apre il coso dal telefono. Non lo sta facendo, ti giuro su Dio non lo sta facendo. Ah, ma è il GeForce che ti chiede la verifica, non Steam? Per farmi loggare mi è andato sul sito, capi? Devi mettere Google. E allora dal coso, dall'authenticator, esatto, da un authenticator, quello di Google, inquadri il QR code. Però intanto bei computer. Non l'ho comprato il calendario, comunque mi è stato mandato dagli sviluppatori. Mi è stato incredibile comprare il calendario. Ok.
polveroso il pavimento. No, è un tappeto. Togliamo e mettiamo le stun grenades. Sì, l'app di autentificazione, scusami. Autenticator. Autenticator. Ah, non chi l'ha mai usato? Come? Madonna. E mai, non mi è mai servito, cioè, nessuno me l'ha mai chiesto prima d'ora. Ma poi l'ho usato tutti. L'ho usato 3000 volte e non me l'ha mai chiesto, perché mo sì? Perché forse hai cambiato postazione. No, perché ti stai costringendo forse a fare la verifica in due passaggi. Tu di solito, cioè, ne mai o anche auti, casa? Sì. Sì, no, allora l'ho aggiornato e quindi può essere quello. Sì, poi stanno tutto aggiornando. Come stati a SNI, nel senso che puoi giocare i giochi che hai su Steam, vabbè, sull'Epic Store e compagnia bella. Non mi pare che abbia dei titoli suoi, che se tu paghi l'abbonamento puoi giocare senza averli su Steam. Ah, non mi pare. Mi sa di no. Non mi ricordo. Anche a te l'ha fatto completamente una volta a caso. Ma secondo me ogni tanto, magari se non riconosci una la solita funzione, sì, te lo chiede. Andiamo a sparare al patibolo. GeForce Now non è fallito neanche Stadia. Google ha detto che Stadia sta andando alla grande. Ma Stadia c'ha l'abbonamento con i giochi oppure te li devi sempre comprare tutti? Che non ricordo. Ragazzi, usate l'Authenticator. Usatelo, usate sempre la verifica, sì, in due passaggi per qualunque cosa. Ehi. Non usate il numero di telefono, usate gli Authenticator. Mi raccomando, anche qui su Twitch. No, ma io sì, lo uso, ma me lo fa in automatico, non l'ho mai aperto. Infatti non lo trovo. Ciao, non lo trovo da nessuna parte sul cellulare. Non c'è la ricerca? Secondo me non ce l'hai. L'applicazione? Carim. Ma inquadra il QR code con l'applicazione della fotografia e basta. Non lo fa, non lo fa. Strano. Ma porca puttana. Credo che tu debba inquadrare il QR code da, non so se magari non l'ho capito io, dall'app Google Authenticator. Sì, alla fine quello, però non ha l'applicazione. Non ha. Te la devi scaricare, per forza. Ma come? Sì, vabbè, pesa poco, perché... Authenticator, ragazzi, è l'autenticatore, cioè praticamente la verifica in due passaggi, è l'applicazione di Google con la quale ricevete dei codici casuali da mettere all'interno dei siti. La verifica in due passaggi. Quindi, se vi rubano la mail, se vi rubano la password, comunque non entrano nei vostri account perché serve questo codice randomico. Usatelo, è essenziale. Col telefono comunque ti possono fregare in qualche modo, quindi è meglio l'authenticator. Esatto. Tipo, ho visto anche con gli SMS, visto che hanno clonato, soprattutto con O, hanno clonato alcune SIM e l'SMS non è più terrificante quella safe, cosa. Quindi sì, usate le applicazioni di autenticazione. Bene. Io vado a parlare a questo signore grande. Giacomo! Authy è quello che viene utilizzato anche per Twitch. Si potete usare Authy, sì, Google Authenticator. Esatto. Io ne ho 4 diversi. C'ho anche quello di Microsoft. Sì, sì. Diversifico. No, ma fai bene comunque la verde. Io poi, vabbè, tipo... C'è anche Aruba OTP, giorno, esatto. Ormai. Per motivi diversi, però. No, comunque stavo dicendo che oggi, talmente che sono rincoglionito, ieri in pratica avevo scaricato un gioco di Itch che me l'ha rilevato come Trojan, ok? Mm-hmm. Però ovviamente perché non Itch lo era. Perché... Itch, c'è le verifiche come Steam? O è possibile che lo sia? È possibile che lo sia. Tranquillamente. È possibile che ci siano. Benissimo. Comunque, questo gioco qua non era un virus, perché okay, comunque il gioco è andato anche abbastanza virale, fatto in italiano e quant'altro, però me l'ha rivelato come Troia, rilevato sì, come Troia. Allora io l'ho cancellato e quant'altro. Visto che mi era uscito sto Troia, oggi io mi sono fissato e mi sono messo a fare la scannerizzazione di tutto il computer. Cioè, hai fatto bene? E mi trovava... Cioè, sembrava che non mi trovasse niente, però mi usciva sempre sta avviso, Trojan eliminato, mi dava il percorso di questa cartella, però io non lo trovavo, ok? Mm-hmm. Non trovavo sto gioco. E allora sono uscito pazzo, ho cancellato tutta la cartella, ho riavviato non so quante volte, ma mi trovava sempre lo stesso messaggio, e poi mi sono reso conto che era il messaggio di ieri, quindi oggi ho perso tipo un'ora cercando di eliminare un virus che ho eliminato ieri. Perché ti lascio un messaggio di ieri? Non lo so, perché è tipo un log... Era sì, tipo, è stavo guardando tipo il log. Vabbè, scritto, allora sei cieco tu. Sì, sì, sono rincoglionito tante, ma io riuscivo a fare. Esatto. Ma... Allora, perché? Altro messaggio che ha detto Laris. Io l'ho messo perché mi avevo rubato lo Steam da un link del gruppo Discord di Gatto. Windows. Confermo. Purtroppo, purtroppo su Discord è arrivato a manetta da ovunque, da tutte le persone che conosco, è arrivato il messaggio.
Uno è sempre cicciato fuori, da noi molto meno, fortunatamente, perché non solo per i sub. Dal, nel nostro caso è stato The Pruld, Paride, pensa Karim, che è stato il paziente zero. E quindi si sono fidati un po' di più. Che diceva, clicca qui, ti diamo 3 mesi gratis di Turbo. Non cliccate su nessun tipo di link. Ma nessuno proprio. In generale, sì. Ma chi è questo? Lo posso uccidere? Sto arrivando, perché poi c'è stato Steam Guard. Ha funzionato? Sì, ha funzionato. Come Civilian Reported? C'è stato, è ucciso un tizio. C'è stato il periodo con sti cose di Discord. Purtroppo. Anche se cercate su YouTube, un sacco di creator hanno subito la clonazione della SIM e rischiato di perdere l'account Instagram, YouTube e compagnia bella. Esatto. Adesso ci sono un sacco di spam bot sotto i commenti dei video. Madonna, sì. Tantissimi, ma cioè, sì. Sotto ogni commento ci sono almeno 2 o 3 spam bot. Tra l'altro bot. Sono diventati intelligenti perché copiano parte dei messaggi degli altri. No, e infatti sai che alcuni li ho riconosciuti perché c'hanno le donnine mezze nude. Sì, io ho le donnine un po' succinte. Che poi dopo apri il canale ed è un canale fittizio che è subato a un altro canale, che ti spamma un altro canale. Tutto un gira gira di donnine. Ma aperto Radio Not per davvero, ci siamo. Però devo i messaggi che scrivevano erano come fatti col machine learning, copiati da altri commenti buoni. Madonna, che ansia, sto adesso nessuno, è arrivata sta ondata di spam erotici sotto i commenti, ma proprio tantissimi, no, erotici, tantissimi. No. Perché no, di canali hot, no, a cui abbordare. No, sono tipo hello honey con i cuoricini, cioè, lì, no, quello no. Poi tutti in inglese, non azzeccano neanche la lingua, non azzecca... Grazie ad Animex per i 46 mesi. Su Instagram arrivano un sacco, ci sono un sacco di profili finti così che ti fanno cliccare sui link che probabilmente rubano qualunque cosa. Sì, state sempre attenti a dove linkate, mi raccomando, da dove cliccate. Ti puoi unire, Karim, o ti devo invitare? Sì, Vector, sto caricando, perché sempre, ci metto un po' GeForce. Sempre, io blocco i messaggi prima di dovunque, hai fatto bene. Arrivano davvero tanto. Darò un occhio, però in realtà io commenti così, in realtà io li guardo tutti i giorni i commenti, quindi sono puliti. E ogni tanto non mi rendo conto di questi qua che sono un po' fittizi, diciamo, perché leggo il commento ed è uguale ad un altro e dico, vabbè, l'ho già letto questo, e invece vedo che non era quello che avevo letto prima. È merito. Però è scomodo queste serie di legno. Però mi fanno venire voi. Io ricevo ogni 8 giorni un messaggio di Steam perché qualcuno cerca di loggarsi. Cambia password e cambia mail. Dimmi, Krim. Non mi sta. È nero con il microfonino in alto a destra. Ho sentito il suono, eccolo qui. Grazie, Sabri, per i 57 mesi. Ciao, Leo, buonasera. Ce la faremo, Krim, non ti preoccupare. Sì, sì. Ma posso volevo far perdere tempo a voi. No, vabbè, ce la stiamo chiacchierando. Comunque, siamo qui. Tanto seleziono a me il primo account Twitch me l'hanno rubato i russi. Quello con cui vi seguivo 100.000 anni fa. Se lo sono rubati i russi, io l'ho lasciato. A me l'unico che hanno rubato è stato quello qua. Delle domande, il sito delle domande. Come si chiamava? Ask. Ask, bravissimo. Oddio, Ask. Sì, il mio canale di Ask. Oddio. Comunque qui ho gravi problemi. Ha caricato dopo mezz'ora la prima intro video e adesso è di nuovo nero. E sto aspettando. Molto bene. Grazie a Red Highbane per i 13 mesi. Ma tipo tanti anni fa, tanto anni fa me l'hanno rubato quell'account e glielo lasciato. Sì, c'è stato il periodo dove sono entrati dappertutto lì. Ok. Apriamo il portone. A me arrivano veramente, anche a me spesso telefonate, cioè non telefonate, le telefonate sempre comunque, ma gli SMS che riescono a infilarsi nel thread della banca dicendo è successo questo, è successo quello. Ormai ci ho fatto il callo e ho capito. No, che ma non dormirò. A me la banca chiama, quindi. Ok. Io non mi ricordo la password della mia banca. Molto bene. Sì. Ecco. Almeno so più, se non me la ricordo io, figurati se qualcuno se la ricorda. Allora. Mi hanno raccato l'account di Wish. Scusa, ma che ti rubano? Magari c'hai loggato PayPal. La carta? Sì, magari se ce l'ha, anche se comunque in ogni caso dovrebbe chiedere. Ho colpa tua che compri da Wish. Ma perché? Scusami. Mica è un sito pirata. Grande sono abbastanza sicuro. Wish. No, sono abbastanza sicuro che lì ci sia un giro di illegalità importante.
La Wish non ho idea. È allora, possibile, ma non ho idea. Un video di un tizio che, se non sbaglio, ha comprato una PlayStation 5, ma ovviamente era per poco, eh. Cioè, la scritta era proprio PlayStation 5 con la scritta PlayStation 5, ma ovviamente la vendevano a 100 euro. E di fatti era per davvero quelle PlayStation. Capito, si chiama truffa, però. Vabbè, però. Come vabbè? Scusami, ti compri la PlayStation 5 su Wish, che potevo mai arrivare? Scusami, 100 euro, scusami, se c'è scritto PlayStation 5 e io ti sto pagando, si chiama truffa se non mi arriva una PlayStation 5. Non è che te lo devi aspettare, se no tutte le truffe te lo devi aspettare. Comprato le mie ciabatte da Snorlax Wish, vedi? Cioè, è una perdita incredibile. Ok, non si può fare, non si può fare. Stanno. Antonio, vieni qua, fatti dare un bacio. Che secondo me un Alt F4 ti conviene. No, sono... Eccolo! Sono entrato, ma mi dice lobby 100% ed è fermo. Quindi no, ti vedo, hai joinato, ti vedo, sei qui. Ah, eccomi qua, alleluia. Cioè, su Wish vai a comprare i vestiti, no, gadget. Aspetta, mi sta partendo che dire male e dire poco non va. Si è non, non è che stai scaricando ancora da Steam, vero? No, ho bloccato tutto. Ho controllato adesso, a posto. Eccomi qui, sono pronto. Eccoti qua. Se vuoi comprare un quadro, arriva... Sì, ma infatti dipende da quello che compri. Cioè, non comprerei qualcosa dal valore superiore ai 100 euro su Wish. Ma in realtà sai cosa ho visto? Che tipo in America, Wish vende anche i refurbished dei Mac e degli iPhone veri. Cioè, vende quelli ricondizionati. I ricondizionati vende, e gli usati. Da noi non esiste quella cosa là, da noi è solo magazzini di spazzatura, cioè. Là ti devi andare un adesso po' a fidare. Adesso si è bloccato a me. Sì, anche a me, perché cioè, con i telefoni è sempre facile essere fottuto. Magari ti arriva un telefono che sembra veramente un iPhone e poi in realtà è una pera. E non spenderei più di 100 euro su un sito che non sia Amazon, MediaWorld o compagnia bella. No, almeno io concordo. Perché non mi fido più di tanto. Ma non è tanto un fatto che ti arriva una cosa fasul, però comunque per arrivare ci mette chissà quanto tempo e chissà in che condizioni ti può arrivare una cosa di valore. Meglio evitare. Infatti ho tutto, compro da Amazon. Però. Grazie David per la sub. Che male che va. Come quella volta che si sono quasi fottuto il... come si chiama? Il visore. Male che andava, me lo rimborsava subito Amazon. Siete tutti al 100%? Sì, ma mi sa, è possibile che sia io, perché a me è quello che sta succedendo prima. Vabbè, vediamo. Vabbè, un carico, abbiamo provato, abbiamo fatto un po' di Ready or Not. Prima o poi su AliExpress io vorrei prendere una di quelle case che ti mandano con la zattera. Ciao, Bianca! Cosa? Come la casa? Vendono delle case da tipo 30.000-40.000 euro, sì. Delle case di quelle mobili che si alzano tutte intere e si abbassano tutte intere. E te le portano con la nave. Ma come funziona? Non è bellissima sta cosa. È per quello che volevo sapere. Come funziona poi a livello... Poi abiti al porto. Cioè, no, ho capito, ti serve il terreno. C'ha rotola. Non solo, ma quando arriva al porto, dove deve arrivare poi... Serve il camion. Cioè, esatto. Ma in America... Cioè, mi sa che quella è una roba che solo in America funziona, perché hanno le strade grosse, da noi... C'è scritto che spediscono in Italia. No, infatti spediscono in Italia, poi sono cazzi tuoi quando arriva. Io ti vedo in giro per Torino con una casa... Sono quelle case, sai, quelle case container, capito. Anche molto fighe, tra l'altro. Sì, non sono piccole, però. No, sono case. Sborda dal camion, quindi comprati un terreno. Grazie, Mauri, per 13 mesi. No, ma ci metti sopra sta casa, incredibile. Il problema non è farlo arrivare in Italia, il problema è quale porto e poi dal porto fino a dove sei tu, perché a Torino, in Piemonte, non c'è l'acqua. Esatto, ci devi pagare sull'IVA anche. O arriva dal Po. Arriva dal Po? Non lo so. È strettino anche quello. Però c'è scritto che la portano in nave fino in Italia, c'è scritto, quindi l'Italia la è grande. C'era, La curiosità di prendere una da tipo da 5.000, grazie al venditore Case Zattera che conferma tutto. Dove te la mandano? Te la mando, compri lì un terreno e la pianti là. Al porto. In Sicilia? Sì, al porto. Te la porta il ragazzo di Deliveroo. Madonna, sono una bici enorme sta cazzo. Sì, con lo zainetto. Il gioco con il criceto oggi. Scusa, mi stavo leggendo la chat. E niente, è bloccato. Ah, eccoci qua. Attenzione. Attenzione. Prossimo video di Karim sulla casa di AliExpress. Oh, ma ti giuro, incredibile. Ti giuro che a me piacerebbe solo vedere cosa... Cioè, ti telefonerà qualcuno dalla Cina e ti dice ciao. Hai comprato una casa. Ma in realtà è piccolissima. Abbiamo la sua casa.
Sai cosa vendono lì, no? Anche vendono i camioncini, quelli che si aprono per farli diventare tipo gli stand per vendere la pasta, la pizza. Ah, pensavo per diventare Optimus Prime. Magari. Che anche quello, come lo prendi? Madonna! Ma si sono incazzati fortissimo questi qua. Aspetta, gli da me è ancora nero. Come? Aspetta, come da lui è ancora nero? Eh sì, da me è ancora nero. Ma non funziona Ready or Not qui. Sì, non lo dire, non è bello. Funziona, stai giocando, vai avanti indietro. Ma non è che te l'ha sparato con i settaggi a cannone? Prova ad abbassarlo magari. Ma il problema è che manco il menu principale mi caricava, gatto. Era forse per quello. No, stand da quello di su AliExpress, bellissimo. Hai sparato a me? E mi sono cagato addosso, hai aperto la porta col calcio. Mi sono spaventato tantissimo. No, ti sei fatto male. Gianni Fantoni left the game, perfetto. No, dove? Così diceva. No, l'hanno scritto in chat. Io non l'ho visto. Io vedo no, nero. Non è vero. Ci sei. No, è vero. Left the game. Non ci sei, Karim. Vabbè, andate avanti voi. Ma sì, dai, porca miseria. Vabbè, dai. Alte ci abbiamo provato. Malissimo. Ma prova a vedere che magari ci sono semplicemente avviato male. Anch'io. Quello proprio sei tu. Questo. Sei morto? No, vabbè, no, e c'ho il cuore ancora a 1000 per colpa di quel gioco di merda di prima. No, hai fatto danno, scemo. Ragazzi, purtroppo ho fatto danno. Ok, qua, tutto buggato questo tizio. Ma chi è? Ah, sei tu. Gatto, puoi aiutarmi a sparare? Mi fa paura. Che ma hai ucciso un anziano, un povero signore. Sì, c'aveva un fucile a pompa. Cioè, quando si voleva comprare la sua macchina, l'hai ucciso. Fucile a pompa, tutti ce l'hanno. Grazie, Solat, per 26 mesi. Io apro, entro. Che palle, tutti sti problemi. Comunque, ultimamente, dei giochi, mica giochi. Oddio mio, sparano dappertutto. Ah, devo stoppare di bleedingare. Ah. Li hai uccisi tutti? No, penso manco uno, cazzo. Che. Oddio! Che disastro. Gatto, c'è un problema di posto. Oddio! Che c'è? Che c'è? Sta succedendo, come che c'è? Sta in una guerra. Adesso lo vedo Gianni Fantoni left the game. Gatto, no, sei caduto per bronchite? Perché sono morto e mi ha detto che Lino è il capo e il leader. Quindi figurati. Aspetta, come me si è lo messi. Ma lo vedo io. Tanto vedo tutto a scattoni. Aspetta, ma ho ucciso tutto. Non ho più le gambe. Antonio! Bel momento per ricaricare, bravo. Si vede che sei un giocatore CSGO. Ma da dire, sono troppo lento, non funziona. Bene. Comunque, ci siamo dimenticati di dirlo durante tutta la sera. Domani sera io e Karim facciamo una live assieme, entrambi in live. Sì. E avremmo dovuto sponsorizzarla un po', questa cosa. No, è che non hanno confermato le stories né niente fino ad oggi, quindi non potevamo forse dire nulla. Giocheremo a Warhammer. Bello. Total War Warhammer. Hanno... Sì. Che esce domani, tra l'altro, per il Game Pass. Infatti saremo sponsorizzati giusto da Microsoft. Sì. Ci saranno dei coach che ci coacheranno. Uno a me, uno a Gatto. Per mezz'ora, scusami. E dopo che ci hanno coacciati, con coacciante, io e Karim ci sfideremo. Volevo accucciarmi, ho sbagliato. Non ci si può accucciare più di tanto su sto gioco. No, è che ho premuto la C al posto del control. Vai Gatto, vediamo di durare meno 5 secondi qua. Orario mio, sì. Saremo 20-22 in live entrambi, però immagino faremo anche la squad. Così potete vedere i due punti di vista senza rompervi troppo le balle, come abbiamo fatto con Lino stasera. Professionali, bravi. Professionali adesso. Io sono un po' in hype per Warhammer 3, perché volevo provare il 2 da tantissimo tempo, però... Credo un po' siccome sai? Siccome doveva uscire il terzo, ho detto vabbè. Neanch'io, è quello il problema. Cioè, ho visto che ho visto un po' in giro, però mai giocato. Neanche io, e infatti vediamo domani come sarà.
Domani pomeriggio dovremo giocare. Andrew Gamer, non so se è il mio o il tuo. Andrew Gamer. E mi sono un po' incasinato perché giustamente loro sono pro e sanno giocare. Poi ci hanno detto una quantità di robe incredibili. Tipo, che razza non prendere? Tu ti ricordi qual è quella che non dobbiamo prendere? Assolutamente no. Perfetto. Lo so, ci sono io. Ok. Segnatevele su un post-it. Drop it. È un civile, No, non è un civile. Ma arca troia, è male! Mio! Scusate. Che è successo? Segnatevi tutto su un post-it così non sbagliate. Ok, Andrew Channel e coccia me. Gatto viene cocciato da un altro. No, è vecchia. Cioè, abbiamo già giocato un paio di volte. Sempre fallito. Cioè, aiutami, aia! Ma spara a me? Ma io vedo male, vedo, sono drogato. No, non si fa. Non si fa. Vorrei drogarmi in realtà in sto gioco. Ciao, Udo. Ho sentito una zip. Devi pisciare? No, io l'ho sbottonato. Eccoci qua. Non lo so, ci hanno detto che c'è una una razza o una fazione, non ricordo bene. Ma mi pareva una razza. Sì, che nel competitivo non rendeva. Difficile, non lo so. Sono morto, gatto. Non si china purtroppo, lui. Purtroppo ho avuto un problema. Ti hanno ucciso. Il problema ci sarà. Voglio chiudere il coach per Total War. Guarda, secondo me non finirà bene nonostante il coach. Però ok. Sì, una bronchite letale mi ha colpito. Anche perché sapete che io e Karim siamo molto maleducati, quindi durante il coaching bestemmieremo contro le madri dei coachatori e li tratteremo malissimo e faremo i... non i gradassi, come si dice? Gli arroganti. Come non confermi, Karim? Certo, facciamo così noi. Faccio. Sempre. Esatto, vedi, conferma tutto anche lui. Black, io ci proverò a giocare un po' stasera a Lost. Vediamo un po'. Per ora, tutte le volte che ho provato a giocare, più o meno dall'1 in poi, non ho mai avuto molti. Bravo, gatto. Hai fatto bene. L'ultima e poi chiudiamo per sempre. Che paura. Grazie a Merlino per la sub e Lupi Bros per i 6 mesi. Eccoci qua, sempre fedeli al gattone, famiglia. Guarda, e grazie anche a Beatrix per i 40 mesi. Stiamo giocando, giusto? Sì, è giusto un tappabuchi. Non... va bene così. Io sento ancora l'ansia delle nostre prestazioni di prima, devo dire la verità. Ho ancora il cuore che batte. Come aggiungi al giro? Sì, tu aggiungimi così. Lo facciamo. Gatto, tu quindi lo Stark non lo provi? No, non è proprio una roba lontanissima da me. Non c'entro nulla io con quella roba là. Io sono su Beatrice. Karim, l'hai mollato o ci stai giocando ancora tu? Cosa? Lo Stark. Lo Stark. No, non è che l'ho mollato. E la sera ci sono 5 ore di coda. E io posso giocarci solo la sera. Ora è entrato tranquillo l'altro giorno. Perché dipende dal server. Ma in realtà io pensavo che tutti i server fossero stracolmi la sera sempre. Però che palle che succede questo. Poi fra una settimana ci gioca più nessuno. Sì. Come cosa? No, allora con lo Stark è diverso da New World. Okay. Perché lo Stark è appurato che sia incredibile già da 3 anni, gatto. È da 3 anni che è uscito lo Stark, sì. Non in Europa. Non in Europa, okay. Esatto. È fatto come Black Desert. È tipo, esatto, che ci hanno messo un po' a distribuirlo in altri paesi, perché forse volevano essere super sicuri. Ed è molto bello, solo che, porca puttana, non si può entrare. Sì, io sono Acquaiola, mi chiamo. Che poi, tra l'altro, Karim, Madonna, io lo sto giocando col pad. Ok, sì, credo sia giocabilissimo. Ma non è hack and slash alla fine il gameplay? Sì, ma è come Diablo 3 col pad, che funziona benissimo. Hai un sacco di abilità, cioè sono livello 16 e ho già tutti gli slot occupati, però ti te le dà quasi subito, sì. Sì, anche la navigazione nel menu, che ovviamente si fa col mouse, con le levette analogiche non è niente male. Perché così lo posso giocare esteso senza dover pensare. Come fai sempre, quindi. No, vabbè, questo qua... Allora, cioè, Ducat, fai conto che ci sono contro 1 milione di NPC, di mostri,
e li sfondi, almeno per ora. Io 2 ore di coda non me li farei mai, veramente, no, no, giuro. No, e infatti sai quando gioco coda alle 8 del mattino? Vabbè, come facevi con coso? Con New World, esatto. E come facevo anch'io con New World. Ma no, bastava punzecchiarlo, Lino! Sono stato io, scusa. Grazie a te, sto pensando dove sei. Ma questo qui com'è arrivato? Ma chi? Ma volava! Grazie, best. Sarà vero un ghiro quando... Sì, io quando gioco offline sono... lungo sulla scrivania, morto. Quindi solo giochi comodi. Qual è il server con meno coda? Scusate, Beatrice, tanto... dicevano. Beatrice, c'è poca gente. Io, almeno io, loggo la notte, verso l'una. Adesso, okay, adesso che l'hai detto, saranno tutti lì adesso. Ma c'è coda però anche a l'una? No, no, c'è coda, però poca. Massimo io per ora, eh. Dio mio! Ho fatto 500 persone. Ok, quindi è veramente poco Vec rispetto agli altri. Vec invece ha fatto... Quante che avevi fatto tu, Vec, che avevi trovato un po' di coda oggi? La Madonna, ma perché si sposta di sempre? Il personaggio. Non tutti i giochi no, te lo fanno fare. No, non è vero, eh? Ti puoi spostare. Non no, tutti no, sì, i giochi. Anzi, ti regalano anche oggetti se ti sposti di server. Come? Però, sì, però non ho capito se crei un nuovo personaggio in un altro server oppure se... allora, Massimo 3004 ha trovato... Non tutti permettono il server Hop, si chiamava? Come si chiama? Sì, server Hopping. Su Neria ci sono tutti, da come ho capito. Che poi era anche il problema di New World. Perché la gente non poteva. Cosa succede? Non poteva spostarsi di server. No. Sì, quello l'hanno proprio detto di no, hanno detto. E che no, adesso si può fare. Non ti fa nemmeno aprire il gioco. Esatto. Spara, il primo gioco spara, e mi diceva so. No, ti abbiamo slogato perché c'è troppa gente. Ma sì, cosa è buona. Sì, non si accavallano ancora di più effettivamente. Certo, la possibilità di entrare. Ho pagato 15 euro per giocare 3 giorni prima e ma non posso più entrare. Io sono tentato di comprarmi il boost al 50 diretto. Vabbè, no, Madonna. Infatti la campagna è bella, la campagna, che boost. Non lo dovevi dire prima, sto saltando tutti i dialoghi. No, ma anche se li salti, bene, ci sono alcune missioni molto sì, fighe. Sì, l'altra volta ho fatto tipo un assalto, o credo, no, ho liberato i civili perché i mostri stavano assaltando il castello. Vedi, Karim, non puoi spostare il PG, loro ti regalano di nuovo i pack che hai comprato se ti va di fare un nuovo PG nell'altro server. E allora ci vediamo fra un mese. No, vieni a giocare. E non posso... Cioè, perché sono al 37, sono 20 ore di gioco. Sì. Ah, su, via. Ma che palle, no, dai. Lo so. Abbiamo la guild, si chiama i piccolini BBB. Mamma mia, come fai a non essere ingolosito da questo discorso? Non mai so. Più. Guarda, ma lo scarico io. Infatti rimango lì, guarda. 15.000 persone di coda. Io ho ragazzi per i 4 mesi. Allora, chiudo questo giochino. Sì, è stato un incubo. Vabbè, l'abbiamo giusto, stavamo parlando dei pipponi. Ok. È stato io ringrazio Lino e Karim per la grazie serata. Grazie a te, grazie a te. Ci vediamo. Ce l'abbiamo fatta per davvero alla fine. E virai Lino. Anche con me ci avete fatto, quindi... Ciao, sì, Fabio. Con il malus ce l'abbiamo fatto. Potevamo farcela ieri sera, ripeto, secondo me. Con il malux. Con il malux. Fatto, se non era per me, no. E ci vediamo domani mattina, ciao, belli. A domani, ciao a tutti. Ciao. Saluto a Zaz, saluto Karim, saluto Gatto. Ciao.